Benvenuti, bentornati sempre su Florence International Radio, puntata della Notte del Mistero del giovedì sera. 21.30, partiti puntualissimi. Quest'oggi parliamo del soggetto ignoto. Con noi una redazione d'eccellenza con il conduttore Lorenzo Mencaccini e gli ospiti, tra cui anche Valerio Scrivo e tanti altri. A voi ragazzi! Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Daniele. Buonasera al Pimpa, buonasera. Eccomi, io presente. E questa sera abbiamo veramente degli ospiti veramente tosti, ragazzi, perché abbiamo Valerio Scrivo, che è uno dei principali, se non il principale sostenitore della teoria del serial killer unico, mai entrato nell'indagine, ha scritto un libro importante, attualmente introvabile, tutti lo chiedono, tutti lo cercano, però sappiamo che sta lavorando su una riedizione con degli aggiornamenti che forse a breve vedrà la luce, tempo permettendo, perché Valerio è medico, quindi questi tempi molto molto impegnato. Poi abbiamo Matteo Vinattieri, veramente un mastino di quelli veramente, veramente tosti, ve lo assicuro, anche lui della scuola di Valerio Scrivo. E poi chiaramente abbiamo, tra virgolette, un avversario, Daniele Piccione, no? Che invece è più sostenitore delle sentenze. È più pluralista, però abbastanza. Buonasera a tutti. Benissimo. Allora, ragazzi, per cominciare la puntata, so che Valerio voleva parlare di un recente caso su cui abbiamo delle novità proprio fresche, no Valerio? Sì, del delitto Marco Vannini. Sono stati condannati in via definitiva i Ciontoli, 14 anni al padre, 9 anni e mezzo mi pare, ai due figli, la figlia e il figlio, e alla moglie. Io qui volevo fare una riflessione veloce, c'ho Daniele, quindi... Mi è sembrato strano come sentenza il fatto che abbiano dato, che la Cassazione ha dato la stessa pena a tre persone, uguale proprio, stessi anni, stessi mesi. Mi è sembrato, come dire, un segnale, perché mi pare strano che la giustizia non sia riuscita a dividere questi tre. È possibile che hanno fatto tutti lo stesso tipo di reato, hanno fatto tutti la stessa cosa. Quindi mi è sembrato un po' punitivo. Ovviamente deve essere punitiva la sentenza, se no. Però allo stesso tempo mi sembra come un segnale, come, non so come definirlo, come qualcosa, non deve mai più accadere una cosa del genere, non deve mai più accadere, però non so se il senso della giustizia è questo. Io avrei distinto, ora faccio solo una piccola digressione, non è che voglio parlare di questo argomento, però quella sera c'era anche un'altra ragazza, che non è stata condannata, non perché io voglia che venga condannata ovviamente, però come mai questa non è stata condannata, è stata proprio tolta dai processi, e questi tre invece hanno avuto la stessa identica condanna, stessi mesi, stessi anni e non so se gli stessi giorni. O si dava a tutti, cioè come mai questa ragazza è stata stralciata, ecco, quindi vuol dire che è stata considerata in una maniera diversa. Allora forse andavano considerati in una maniera diversa anche questi tre. Ripeto, non è che io sono innocentista, non sto facendo un discorso del genere. Semplicemente mi è sembrato strano. Non so se è una cosa che sia mai accaduta, un qualcosa del genere, non lo so. E ho avuto come l'impressione che i giudici avessero deciso di dare questa pena e l'hanno data. Ecco, io alla moglie non gli avrei mai dato una pena così grave, così alta. Perché mi sembrava una succube del marito, poi insomma in qualche modo c'aveva i figli, un coinvolgimento, insomma non gliel'avrei mai data, però questa è una mia opinione. Poi magari quando ci sarà la motivazione se ne parlerà meglio, ci ritorneremo su questo argomento. L'altro è un messaggio che mi ha affidato il Giovanni di 2 settimane fa, se non sbaglio. Ecco, Giovanni mi ha detto che non vuole partecipare, io gli ho chiesto di partecipare alla nostra trasmissione, mi ha detto di no, ma non per spocchia, ma non perché, semplicemente perché innanzitutto è una persona riservata,
se quella sera ha chiamato è perché è stato un po' tirato per i capelli, ha detto che non lo farà mai più, non ha intenzione di scrivere libri oppure di rendersi popolare, un po' perché, e su questo gli do pienamente ragione, l'astrologia è un'arena dove ci si scanna troppo, insomma è una rissa, e lui vuole stare fuori dalla rissa, e su questo io sono d'accordo, è un po' perché non ha interesse, vuole fare un'indagine, come dire, lui e anche altri, perché non è da solo, non vogliono apparire, lavorano, ecco, diciamo, nel silenzio, tutto qua, non devo dire altro, però lo saluto. Sì, bene, ti riferisci ovviamente alla puntata di 2 settimane fa, no? Quando era su Salvatore Vinci, sì. Sì, quella su Salvatore Vinci, che è un personaggio che fa sempre molto discutere, è scomparso Daniele per un attimo, credo che... Daniele, ci senti? Sì, forse... Vabbè, sì, forse ma tanto è presente. E sì, è una puntata che fece un po' discutere, no? Creò un po' di agitazione nell'ambito della mostrologia. Tra l'altro, una telefonata che durò molto, no? E, ma niente, una cosa la volevo dire anch'io, no? Perché nel frattempo sono arrivati molti commenti, no? Poi è chiaro che su questo tipo di interventi ci si divide sempre tra i sostenitori di una tesi piuttosto che di un'altra, ma l'intervento di Giovanni a me non ha dato nessun fastidio, tanto è vero che io sono stato contentissimo del fatto che una telefonata che doveva durare 5 minuti, perché questo era l'intento iniziale di Giovanni, poi si sia protratta per oltre un'ora, credo. E ci tengo anche a sottolineare che le telefonate che riceviamo in redazione e che mandiamo ovviamente in diretta non hanno il carattere del contraddittorio, perché uno che telefona non è un ospite che partecipa alla trasmissione, la telefonata è qualcosa di diverso, cioè uno interviene per dire delle cose, noi lo ascoltiamo e poi di conseguenza ognuno trae le valutazioni che vuole, quindi voglio dire, Giovanni ha detto delle cose, io ritengo che la teoria sostanzialmente è una teoria conosciuta con tutti gli aspetti che conosciamo e sostanzialmente ritengo che a grandi linee ricalchi per certi versi la teoria di Philastow o di De Gautier, pur con delle differenze, e quindi niente, è stata una telefonata molto, molto interessante in cui lui ha potuto dire no, tutto quello che voleva, noi siamo stati molto contenti, però appunto non era quella la condizione per porre in atto una specie di contraddittorio o delle domande che andavano in senso contrario, sebbene no, voi sapete che quando si parla di una teoria, soprattutto di una delle più discusse, si potrebbe anche fare questo, però insomma non era nell'interesse di nessuno. Abbiamo ascoltato Giovanni, poi sulla parte di Salvatore Vinci nessuno ha mai sostenuto che Salvatore Vinci fosse morto, perché comunque il certificato di morte non c'è nel comune di nascita, questo lo sappiamo tutti, solo che alcune informazioni che avevamo su alcune ricerche che erano state fatte lo davano come irreperibile, comunque non presente in Spagna. Giovanni ha dato delle indicazioni diverse, quindi ovviamente chi vorrà potrà fare delle indagini ulteriori, fermo restando che comunque Salvatore Vinci, se vive, una persona assolutamente libera e libera e spedita, e quindi al massimo si può cercare di andarla a intervistare in maniera così, come si può fare con un uomo che è assolutamente
libro. Comunque questa, ecco, una cosa la volevo dire anch'io. Poi se Giovanni in futuro magari cambierà idea, vorrà intervenire o in una nostra puntata o magari di farsi vivo, noi saremo assolutamente contenti di questo, assolutamente. Quindi lo saluto anch'io. Benissimo, quindi possiamo cominciare la puntata con il tema di questa sera. Il serial killer unico mai entrato nelle indagini, no? Matteo, perché dopo tanti sospettati, persone che sono entrate nelle indagini, tutti i nomi che abbiamo sentito, processi e compagni di merende, Lotti, Vanni, Pacciani, Pucci, poi la pista perugina, perché poi alla fine di tutto questo percorso nel 2021 torniamo praticamente all'inizio, no? Al teorizzare che dietro i diritti del mostro ci sia un soggetto solo che abbia fatto tutto da solo dal 68 all'85 e che quindi nessuno di quelli che nell'arco di questa lunghissima vicenda giudiziaria investigativa sia in realtà, no, legato ai delitti del mostro di Firenze. A mio avviso occorre analizzare vari elementi su situazioni diverse, ecco, per giungere al serial killer unico e mai entrato nelle indagini. In particolar modo, già dal delitto del 1968 emergono elementi che sono poi comuni ad altri delitti successivi, come ad esempio la catenella strappata alla vittima femminile, la borsetta rovistata. La borsetta rovistata è un elemento che ricorre praticamente fino a tutti e due i delitti del 1981. La catenella strappata ricorre poi nel delitto del 1984 e parzialmente anche nel primo delitto del 1981, dove probabilmente ci fu un tentativo di strappare la catenella alla povera Carmela Di Nuccio, che però non riuscì, e la catenella venne lasciata praticamente tra le labbra della vittima. Questi elementi già di base portano, a mio avviso, a un filone comune, che poi è anche confermato dalla stessa arma che ha sparato dal 1968 al 1985. Il passaggio di mano di un'eventuale arma sporca dal delitto del 68 commesso da un soggetto X ad un soggetto Y che poi ha commesso gli altri delitti dal 74 in poi è un'ipotesi con scarse probabilità di corrispondere alla realtà, perché se vediamo la tipologia di vittime dal 74 in poi, di fatto rimane la stessa di quella del primo delitto del 1968. Poi abbiamo anche le fasce orarie in cui sono stati commessi i delitti, che sono grosso modo comuni a quella del 1968. Quindi ci sono già una serie di elementi per ricollegare il delitto del 68 a tutta la rimanente serie omicidiaria. Per quanto riguarda il discorso relativo alla pluralità dei soggetti, secondo me non si vedono elementi in grado di supportare a sufficienza uno scenario di questo tipo, perché è vero che dal 1981 in poi ci fu un'intensificazione notevole della frequenza in cui avvenivano questi delitti,
Però se prendiamo in considerazione questa ipotesi, riesce difficile poter arrivare nuovamente allo stesso modus operandi, che in pratica è come se avesse una progressione parabolica dal primo all'ultimo delitto. La firma è praticamente la stessa in tutti i delitti, e abbiamo anche da considerare l'aspetto che una pluralità di soggetti, per come erano i compagni di merende che sono stati condannati definitivamente, non erano soggetti comunque di una personalità tale da poter mantenere il silenzio e il riservo per tutto quel periodo di tempo, senza che nessuno avesse sospetti su di loro. Tra l'altro, insomma, le testimonianze chiave, che furono quelle di Lotti e quelle di Pucci, insomma, sono riferibili a due soggetti, e dalle problematiche che tutti quanti conosciamo e non è necessario ripetere questa sera, però gli elementi portati da queste testimonianze di fatto erano smentiti da elementi oggettivi che erano stati rinvenuti sulle scene del crimine, oppure su aspetti come ad esempio la presenza della luna in occasione del delitto degli Scopeti. Pucci fa riferimento alla luna che splendeva nel cielo, che era la luna che faceva crescere i funghi. Quando andiamo a vedere poi l'orario in cui sorgeva la luna, che era di fatto attorno alla mezzanotte, e quindi prima che la luna illuminasse, premesso che si trattava di una luna all'ultimo quarto, occorreva attendere ancora qualche altra ora. Insomma, se vediamo vari elementi, sono molto in contraddizione, come del resto anche la confessione di Lotti sul delitto di Giogoli, e insomma la presenza della casa del contadino vicino alla piazzola, quando invece insomma la cosa che dà nell'occhio in quel contesto è un'imponente villa del periodo rinascimentale lì di fronte, insomma non certo una casa del contadino. Insomma, ci sono vari elementi poi che analizzando le testimonianze non tornano, e qualora anche fosse preso per buono il movente che compare nelle motivazioni della sentenza, vale a dire i compagni di merende che agivano come manovolanza di un livello superiore, cioè va tenuto presente che ci fosse stato un livello superiore di personaggi così di alto livello, così rispettabili dell'alta società fiorentina, con qualunque scopo potesse esserci, da quello esoterico a quello massonico, a quello dell'occultismo, la magia nera, insomma, quello che vogliamo, però non avrebbero usato una manodopera di così basso livello che da un momento all'altro avrebbe potuto insomma collassare su se stessa, perché i soggetti in questione insomma a mio avviso non destavano una grande affidabilità, ecco. Quindi mettendomi nei panni di un soggetto che non vuole farsi scoprire, che è il regista di tutto quello che si è verificato dal 68 all'85, che magari come secondo fine c'era anche il traffico dei feticci che venivano prelevati dalle vittime femminili dopo aver commesso alcuni delitti, insomma sicuramente si sarebbe affidato a manovolanza molto più affidabile di quella dei compagni di merende, che spesso erano insomma a bere non un bicchiere ma una bottiglia di troppo, e che quindi insomma prima o poi sarebbero crollati già subito dopo un'azione omicidiaria, non dopo tutti quegli anni
dall'ultimo delitto e nelle modalità che tutti quanti conosciamo. E qui siamo già negli anni 80, no? Però tornando al 68, comunque 68-85 abbiamo un arco temporale molto lungo, 17 anni soprattutto, cosa molto anomala, due pause molto lunghe, di 6 anni da 68 al 74 e di 7 anni dal 74 all'81, quindi praticamente questo arco temporale abbraccia tre decadi, no? Gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80. E questo è un po' un punto contraddittorio per quanto riguarda la teoria dei delitti del mostro di Firenze come delitti di gruppo, perché esatto. Comunque la pistola lega i 68 a tutti i restanti delitti, e comunque nel 68 non ci sono escissioni e pare un delitto con dei moventi molto diversi da quelli che poi verranno dopo negli anni 80. Quindi innanzitutto la prima problematica è dire come fa un gruppo a stare insieme, uniti nell'intento di uccidere per 17 anni con due pause e mezzo così lunghe, no? Quindi di solito i gruppi agiscono in un arco temporale più stretto e non è che uccidono poi si ritrovano dopo 7 anni. Questo è stato uno dei punti più contraddittori, no? Della tesi dei delitti di gruppi. Poi soprattutto c'è il legame col 1968, che è dato dalla pistola e, come giustamente hai detto tu, da altri elementi in comune che noi troviamo sulla scena del crimine. Ovviamente la cosa più difficile fu all'epoca collegare Pacciani al delitto del 68, fermo restando che poi alla fine ci si trovò di fronte all'impossibilità di poterlo fare, quindi ci fu questo problema per cui si decise di non fare la revisione del processo Mele. Ricordiamo che Pacciani era imputato anche del primo duplice omicidio, anche di quello di Signa, e alla fine il delitto di Signa rimane a carico di Stefano Mele. Per tutti gli altri venne condannato Pacciani, sentenza di ogni bene, e quindi per forza si dovette teorizzare il passaggio di mano della pistola, su cui si discute molto ancora oggi, elemento molto molto improbabile secondo alcuni, tanto che poi alla fine si è cercata un po' una scappatoia di dire anche che il delitto del 68 non faccia parte della serie ma sia frutto di un enorme depistaggio. Allora, Daniele, il problema del 68, del delitto di Signa, anche alla luce delle condanne dei compagni di merende, che poi sono quelli che vengono condannati in via definitiva, no? È un problema che è rimasto sostanzialmente irrisolto. Io sono qui per dare battaglia, ovviamente, quindi non, diciamo che non mi esimo dal tentare di contrastare, no? Questa autorevolissima tesi. Però in questo primo intervento ci terrei un pochino a fare contestualmente anche la mappa della mostrologia, perché è più importante di quello che sembri. Chi studia molto questo caso vede che di certo non è composto solo di precedenti giudiziari e di sentenze, per quanto autorevoli o talvolta addirittura definitive esse siano. Allora, la tesi che abbiamo sentito illustrare per sommi capi, ma secondo me in modo egregio da Matteo, che è sicuramente uno dei sostenitori più classici, no? della tesi del serial killer unico, aggiungo e perfeziono, mai entrato nelle indagini o comunque appena sfiorato dalle indagini, perché se ho capito bene, dopo questi lunghi anni di confronto con Matteo in varie sedi, lui tende a guardare al famoso quadro indiziario a carico del Rosso del Mugello come a un fondamento embrionale di verità, cosa che per esempio lo distingue, ma lo sentiremo dopo, da Valerio, che è invece un taglio, se vogliamo, più estremistico, perché non mi pare di capire, anche qui correggerà se sbaglio,
che lui invece non rilevi, diciamo, nella famosa dichiarazione o testimonianza a Bardazzi, il fondamento per aprire un fuoco di indagine sulla questione del cosiddetto rosso del Mugello. Però, insomma, queste impostazioni sono tutte legate da alcuni punti che quindi io vorrei innanzitutto elencare. Il primo, l'ha già detto Matteo, l'hai detto tu anche Lorenzo, è quello del legame con il 68, autentico cavallo di battaglia per i cosiddetti serial killer unicisti, perché per tutti loro, bisogna dirlo, è più facile spiegare il legame tra il 1968 e la serie che si apre nel 1974 a Rabatta. Questo è un indubbio pregio di questa tesi, cioè la tesi che vedrebbe nell'elemento continuistico del delitto del 1968 dei tratti tali da spiegare l'unicità della mano. E effettivamente, se così fosse, l'unicità della mano sembra poter essere unicità della mano non solo in termini di coerenza nel tempo, ma anche di unidimensionalità nei singoli, nelle singole condotte criminose. Però vediamo perché e vediamo se è davvero così. Perché a mio parere non è così. Cioè non è vero che l'individualismo spiega meglio il legame tra il 68 e la serie. Perché, vedete, in realtà un punto oggettivo c'è. Qualunque cosa si voglia pensare di questo legame tra il 1968 e il resto, noi dobbiamo riconoscere un aspetto determinante, cioè che nel 1968, nello scenario di Signa e probabilmente anche nei tre anni successivi, deve essere certamente accaduto qualcosa di estremamente improbabile. E questo, guardate, è un dato oggettivo. Vediamo perché tutte le strade sono in realtà ostruite da dei massi imponenti, perché quella del serial killer unico è, diciamo, è gravata da una grande ipoteca concettuale. Vediamola. Secondo questa tesi, riassunta per sommi capi, un soggetto decide di uccidere anche per motivo non maniacale, possiamo immaginare perfino un intervento di altro tipo nel 1968, poi va in una condizione di quiescenza, il famoso cooling off di primo livello, fino a Rabatta, poi compie un delitto innervato di maniacalità classica, perché il delitto di Rabatta è quello più vicino alla componente del last murder di tradizione anglosassone e tedesca e americana. Dopodiché, dopo un ulteriore lungo cooling off di 7 anni, apre una serie che però è contraddistinta da alcuni aspetti. La prima di queste caratteristiche è che non è un delitto, quello che viene compiuto con cadenza quasi annuale dal 1981 al 1985, non è mai un delitto per necessità, cioè dovuto ad istinti caldi, cioè quindi al bisogno di ripetere, ma sembra a tutti gli effetti una serie dominata da una certa regolarità e da un certo controllo. Tanto è vero che si parla in termini di un serial killer che sarebbe organizzato, ma già questa espressione non basta a spiegare quello che accade, perché lì c'è una cadenza di stagione, una cadenza annuale, rotta sì certo da alcune irregolarità, il doppio delitto dell'81, la pausa dopo Baccagliano di Montespertoli, però insomma sostanzialmente si ha una continuità e una cadenza che sono tipiche dell'assassino, dell'omicida a freddo, cioè di un soggetto calcolatore dotato di straordinarie qualità. Bene, perché questa tesi non convince? Non convince innanzitutto perché, lo vedremo dopo, esistono dei nettissimi segni del plurale, cioè in alcuni di questi episodi delittuosi esistono oggettivamente dei segni del plurale. E poi per un altro motivo. E questo motivo, secondo me, molto importante è questo, che nel 1982 accade quella che viene detta con l'espressione presa da De Gotia come la notte del cittadino amico. Insomma, in buona sostanza, accade che tutti quanti, inquirenti inclusi, anzi inquirenti in prima battuta, si gettano sulla scaturigine di tutto questo, e cioè sulla maledetta notte di agosto del 1968 a Signa. Domanda. Ma perché un serial killer organizzato, freddo, capace di notevole controllo, dovrebbe poi ricominciare a colpire nel 1983, nel 1984, nel 1985, dopo aver perso, dopo aver smarrito quella copertura che fino a quel momento aveva avuto?
immagino la risposta. I fautori della tesi continuistica del serial killer dicono: beh, certo, una spiegazione c'è, e la spiegazione starebbe in questo, che magari è stato proprio lui a gettare tutti quanti sull'omicidio del 68, perché era nella condizione di volerselo far riattribuire dopo che gli era stato inopinatamente e scorrettamente sottratto. Ma se si sostiene questa tesi, si incorre in un'altra contraddizione logica che, vedete, spiega come in realtà tutte le tesi abbiano in questo problema del collegamento con Signa, e mi avvio alla conclusione, il vero punctum dolens, anche quelle del serial killer unico. Perché allora, a sostenere questa vicenda, si dovrebbe ritenere, circostanza veramente clamorosa, che questo soggetto non solo colpisce con le cadenze che abbiamo detto e con le modalità che sappiamo, ma addirittura incorre in un clamoroso colpo di fortuna triplice. Il primo è di trovare Stefano Mele, reo confesso, totalmente a sproposito nel 1968. Ma questo si potrebbe anche accettare, immaginando, come molti di noi fanno, che un po' i modi spiccioli utilizzati per le indagini a caldo e nell'immediato dell'agosto del 68, un po' poi forse la non enorme statura intellettuale del Mele, abbiano fatto sì che, insomma, lui si sia accollato responsabilità non proprie per varie e complesse ragioni, non ultime quelle di estrazione culturale. Però poi ci sono altri due colpi di fortuna che è difficile spiegarsi. Sempre per rimanere al 68, non si capirebbe come mai però il Mele sia clamorosamente in possesso di notizie, di elementi, di frammenti, che un soggetto che in nessun modo è stato a contatto con le due vittime anche nell'immediato post delictum potrebbe conoscere. Di qui i tentativi contemporanei di sostenere la tesi per cui il Mele, pur essendo estraneo all'atto omicidiario in sé, sarebbe in qualche modo arrivato nelle propaggini o comunque vicino al luogo del delitto, tale per cui sarebbe riuscito a quantomeno ad assistere al post delictum. Tesi onestamente difficile da sostenere, però c'è anche chi ha provato a trovare la spiegazione in questo. Ma poi c'è il terzo colpo di fortuna, e finisco, che rende la storia molto meno coerente e molto meno probabile, uso l'aggettivo che impiegava prima Matteo, di quanto si voglia credere. Come puoi provare a immaginare che questo serial killer unico abbia pure trovato la fortuna incredibile di terminare di uccidere e 7 anni dopo vedersi un condensato di dichiarazioni accusatorie con riscontri esterni tali da determinare sentenze passate in giudicato? Cioè, anche a voler sottrarre gli elementi indiziari a carico di Pacciani, anche a volerli completamente trascurare, come possiamo spiegarci che addirittura nella seconda parte degli anni 90 subentrano personaggi che sono in grado di creare una costellazione di elementi tanto solidi e tanto forti da portare a sentenza in giudicato contro Vanni e Lotti, e diciamo con elementi indiziari fortissimi, dichiarativi a carico di Pacciani, tuttavia scomparso? Ecco, vedete, questo secondo me, e chiudo, dimostra una cosa, cioè che nella notte dei Signa è contenuta la chiave del mistero, certamente, ma non è vero che i serial killer unicisti hanno questa virtù dalla loro, cioè la possibilità di spiegare meglio la continuità, e cioè l'unicità d'arma e quindi forse l'unicità di mano. La realtà delle cose è che Signa rimane un mistero per tutti, sia per chi è costretto, come per esempio me, a sostenere si parva licet che c'è un problema di passaggio dell'arma, sia per voi che ritenete a vario titolo che l'omicida non sia mai entrato nelle indagini e abbia colpito dal 68 in poi, e sia ovviamente anche a carico di chi deve sostenere le arzigogolate e complesse tesi che vedono una pluralità di soggetti o succeduti sino al tempo o capaci di agire in concorso tra loro. Quindi, morale della favola, sul piano del metodo, guardarsi bene dal ritenere che il legame 68 serie è un legame che spinge verso la mano di un serial killer unico mai entrato nelle indagini. Allora, è chiaro che torniamo sempre lì, al 1968, al delitto di Signa, che è un po' la spina nel fianco di tutti, no? Perché ovviamente i sostenitori della teoria del serial killer mai entrato nelle indagini devono necessariamente escludere la presenza dei sardi, del cosiddetto clan dei sardi, da questo delitto per far funzionare meglio questa... E soprattutto del Mele, E soprattutto del Mele, che insomma, a volte abbiamo assistito a
dei veri incontri di lotta libera tra i sardisti e i serial killer unicisti e il punto del dissidio la sempre presenza del mele però, la presenza del mele però, attenzione, può essere più semplice di quello che possiamo pensare. Ci fu quella famosa scommessa tra Antonio Lobianco e Francesco Vinci su Barbara Locci, non so se ricordi. Piano del metodo di non rinfilarci nell'ennesima trattazione dei presupposti di Signa. Sì, no, ma nel senso, magari i sardi potevano seguire la Locci, quella sera videro che andò con Lobianco al cinema, poi magari ci fu quel famoso personaggio che entrò nel cinema subito dopo di loro, vestito anche in modo molto elegante. Magari loro seguirono, videro dove andò a appartarsi, poi vedendo che non veniva più via, magari dopo aver rifatto il giro intorno, scusate, ma andarono lì. È andata via la luce e quindi mi sono... Ecco, è tornato anche Valerio, che forse ha avuto un blackout elettrico. Sì, termino rapidamente. Sì. Eccolo qua. Termino rapidamente e dico che magari loro, vedendo dove si erano appartati, vedendo poi dopo aver fatto qualche giro successivo che erano sempre lì, allora si sono sospettiti, sono andati a vedere, hanno visto l'omicidio, qualcuno lì legato all'ambiente dei sardi. Dopodiché appunto possono aver avvertito Stefano Mele che era a casa, facendogli presente che c'era stato l'omicidio, che c'era anche Natalino, che magari qualcuno di loro ha posto in salvo in qualche modo fino a indirizzarlo verso Casa De Felice, oppure addirittura che non siano andati magari a prendere il mele per portarlo lì a vedere quello che era successo, e in qualche modo insomma il mele potrebbe aver appreso o visto direttamente anche la scena del crimine grazie a questa cosa, perché secondo me Barbara Locci da qualcuno era seguita e lo disse anche insomma che era seguita da una persona strana, sospetta. Sì, è chiaro che ci sono anche cioè, quindi potrebbe essere stata seguita da qualcuno che aveva interesse a vedere come volgeva la scommessa tra Lobianco e Francesco Vinci, e magari quella sera aver scoperto in questo modo il delitto, e Stefano Mele essendone poi al corrente quando venne poi rintracciato dai carabinieri è caduto in alcuni comportamenti equivoci che poi lo hanno portato anche per debolezza a prendersi la paternità dell'omicidio, una volta che si era accorto che magari i due fratelli Vinci avevano alibi credibili a modo suo e che quindi non potevano più essere messi nel mezzo per il delitto. È chiaro che siamo di fronte a tre possibilità. Una, che Stefano Mele vede, partecipa, è presente a questo delitto con qualcuno, no, che poi è uno di quelli che lui ha accusato in varie epoche, perché poi continuerà a farlo fino al 1985, e non è dato sapere con chi. Pure, seconda ipotesi, Mele non sa assolutamente nulla di questo delitto, non ha mai visto nulla, non vi ha partecipato, quindi assoluta estraneità dei sardi nel delitto della Locci. Oppure c'è questa terza ipotesi che molto spesso è stata paventata, cioè il fatto che in qualche modo, perché arrivati dopo, perché presenti o perché hanno seguito la coppia, comunque in qualche modo siano riusciti ad apprendere degli elementi di questo delitto che poi Stefano Mele, suo malgrado, riferisce durante i famosi e contraddittori interrogatori dei carabinieri di cui si è parlato molto. Allora, Valerio, una di queste tre ipotesi. Scusami, siccome è andata via la... mi sono un po' perso quello che stava dicendo. Sì, sì, giustamente, allora diciamo il 68, no? si torna sempre lì, no? Perché poi alla fine è la spina nel fianco un po' di tutti, no? Spina nel fianco dei sardisti. Se posso proprio riassumere, Valerio, il mio intervento, sì, al fatto, proprio in una frase, che io ritengo che sia un po' una sorta di grande illusione quella di ritenere che i serial killer unicisti, cioè i fautori di una mano unitaria, unica e mai entrata nelle indagini,
possano spiegare meglio la continuità consegna. Perché, dicevo io, ci sono almeno tre cose che queste teorie debbono cercare di spiegare, che poi le rendono alla fine debitrici al senso della probabilità e del realismo, anche più di quelle della cessione dell'arma, del rinvenimento casuale dell'arma, del passaggio cieco, della discontinuità, della successione o del gruppo di persone. E quindi io ho fondato il primo intervento su questo, ma l'intervento che ha fatto poco fa Matteo dimostra proprio questo, che quando uno si trova di fronte a queste contraddizioni logiche deve andare in cerca di quelle che vengono dette, no? Le cosiddette ipotesi strutturaliste a strati, cioè uno deve cominciare a sommare circostanze che danno vita praticamente a casi di scuola da diritto penale, cioè per esempio quello dell'apporto causale slegato di più persone, cioè un tizio uccide per pura maniacalità o intento omicida gratuito la coppia, dopodiché altri sopraggiungono per coincidenze le più varie, e poi c'è un'artefazione totale del quadro dei resoconti di quanto accaduto, perché ognuno racconta senza che i motivi spieghino in alcun modo le ragioni per cui lo fanno, una parte di verità che poi si rivela essere assolutamente una falsità, perché poi nessuno di questi riferisce mai di un extraneus, quando invece sarebbe stata la cosa più logica, no? Il Mele, certo uomo non dotato di straordinaria fantasia, questo lo si capisce in modo chiarissimo dai verbali, avrebbe almeno in un qualche momento della sua deposizione provato a sostenere quello che magari non era realistico sulle prime, ma che poi si sarebbe rivelato confermato dalla realtà successiva, cioè che c'era un personaggio che nulla c'entrava con nessuno, che lui magari non conosceva e che aveva determinato l'omicidio, che era stato parte dell'apporto omicidiario di qualcuno. Invece il Mele fa tutta un'altra traiettoria di dichiarazioni, lo sappiamo benissimo e non ci torno. Valerio. Scusa, prima ti volevo chiedere, Lorenzo, se era stato dato il numero di telefono per eventuali telefonate. Sì, benissimo. Daniele, sei... ci sei, Daniele? Se chiami Daniele, non so quale Daniele, comunque sì, 055 24 77 985, ripeto, 055 24 77 985. Benissimo, grazie. Quindi chi vuole intervenire, chi vuole telefonare, lo faccia pure in qualsiasi momento. Benissimo, Valerio. Beh. Volevo solo un attimo dire come, perché uno magari abbraccia una teoria piuttosto che un'altra. Forse la teoria del serial killer solitario, mai entrato nelle indagini, perché c'è anche un serial killer solitario che è entrato nelle indagini, che sarebbe Salvatore Vinci, anche quello è un serial killer solitario. Questo per un serial killer mai entrato nelle indagini. Forse chi abbraccia questa teoria, io l'abbraccio per tutti altri motivi, perché non trova soddisfazione nelle altre due, sia nella pista sarda sia... Scusami Valerio, se ti interrompo, inizialmente anche Pacciani entra, sì, bravo, anche nel mostro di Firenze, sì. con questa figura. Ma mi chiedo se esista ancora un filone come Pacciani serial killer unico, credo Perugini. Sì, Perugini non è l'ha sempre ribadito anche nelle ultime interviste che ha fatto, per lui Pacciani è sempre rimasto un serial killer unico, compagni di merende non sono mai esistiti, come poi nella posizione che è scaturita dai processi, no? Quindi per Perugini è sempre stato Pacciani da solo, da 68 all'85, compreso Signa, perché però inizialmente era quella. Ammette però un apporto di fiancheggiamento, è vero quello che dite, ma ammette in linea teorica ma anche pratica un fiancheggiamento, anche minore, un favoreggiamento. Dicevo, quindi magari chi non trova soddisfazione in queste teorie abbraccia quelle del serial killer solitario, che sembra armonizzare di più tutti i delitti rispetto agli altri. Forse la teoria più difficile è proprio quella dei compagni di merende, perché è completamente scollegata questa teoria dai tre delitti rimasti ignoti, alludo a quelli del 74 e quelli dell'81, e a quello del 68. Il 68, proprio per la figura di Stefano Mele, che è una figura che dà fastidio a tutti, a tutte le teorie dà fastidio, non torna con nessuna teoria, né con quella sarda, né con quella dei compagni di merende, e neanche con quella del serial killer solitario, per certi versi. Perché è un grande ostacolo. Io mi rendo conto
che chi abbraccia la teoria del serial killer solitario ma è entrato in Italia ha questo punto debole che è la confessione di Stefano Mele. O la risolvi ex abrupto dicendo che è una falsa confessione e quindi vai a cercare quello che faccio io nell'analisi di quello che è successo, non solo di quello che ha detto, ma proprio come si è svolto tutta la vicenda di Stefano Mele dall'omicidio fino a che non è stato processato. Allora cerchi di vedere, come dire, fai un'analisi critica alle indagini, a quello che è successo, a quello che ha dichiarato, a come si è contraddetto, cercando di trovare una logica in tutto questo, se una logica c'è. Per me si tratta, ripeto, e poi ti rifai alla letteratura. La letteratura che ti parla appunto di false confessioni, di persone che sono finite in galera perché hanno fatto una falsa confessione e poi sono state scagionate o dal DNA o perché è stato preso il vero assassino o per altri motivi. Quindi o, per quanto mi riguarda, per me Stefano Mele, ripeto, è un elemento spurio, un elemento di disturbo. Se non fosse per... perché è necessario affrontare il 68, perché fa parte della serie, sarebbe molto più comodo non averlo avuto questo 68. Quando nell'82 il cittadino amico, chi per lui o per un'intuizione di qualche carabiniere, è stato fatto questo collegamento, forse non ha aiutato le indagini, le ha confuse ancora di più. Io non dico che questo fosse l'intento di chi ha fatto il collegamento andava fatto perché la pistola è la stessa, quindi, ma non è stata una buona cosa per le indagini, non lo è stato affatto, perché ci si va a imbattere in questa figura di Stefano Mele che, ripeto, è una figura molto ambigua, perché da una parte sembra che sappia tutto, che conosca tutto e sappia chi sia l'assassino, però dall'altra parte, siccome i risultati sono quelli che sono, ovvero almeno per quel che ci riguarda, l'assassino non è stato trovato, oppure ammettiamo pure che gli assassini siano i compagni di merende dall'82 all'85 e dal 74 all'81 ti dico è stato Pietro Pacciani da solo, perché può anche essere che questo assassino ha iniziato da solo e poi in qualche modo ha trovato compagnie. Voglio accettare qualcosa del genere, ma il 68 cosa c'entra il 68? Come si fa ad armonizzare il 68 con i compagni di merende? Come fa la pistola? Su questo vedi, Giovanni aveva ragione quando dice o l'assassino o il boss di Firenze Stefano Mele, perché lui ha sparato, perché dobbiamo pensare a questo? Perché si è fatto 14 anni di galera, quindi è responsabile di quegli omicidi, o è lui e non può essere lui perché poi è stato in galera, oppure, come diceva sempre Giovanni, deve essere uno dei due sardi, quindi si finisce nella pista sarda. Se si toglie questo, al di là, o Stefano Mele lo toglie dalla scena del crimine, e allora elimini la pista sarda, ma non elimini la pista dei compagni di merende, a meno che di non pensare che il 68 ha cominciato Pacciani e l'85 l'ha finito Pacciani insieme ad altri. Ma è così che la pensano i compagni di merente. Allora, o si crede che il 68, ripeto, è un grandissimo errore giudiziario, come ce ne sono stati tanti, non sarebbe il primo e non sarebbe l'ultimo, e non sarà l'ultimo, allora la pista di serial killer solitario va in auge. Prima ha detto Daniele, come fai, ha avuto una gran fortuna questo assassino che Stefano Mele abbia confessato. È vero, ha ragione, è stata una gran fortuna, ma non è stato dovuto alla fortuna, non è che Stefano Mele, a mio avviso, ha confessato per fare un piacere all'assassino oppure perché era fuori di testa. Secondo me ha confessato perché si è trovato in un contesto tale per cui ha confessato, in un altro contesto non avrebbe mai confessato, sarebbe bastato avere un avvocato a suo fianco. Valerio, bastato... dimmi. Scusa se ti interrompo, abbiamo dimmi. Enrico Manieri in linea. Ah sì. Pronto? Sì, pronto, ciao, ecco. Ragazzi. Ciao, buonasera. Buonasera Enrico.
Ciao, allora ho sentito con molta attenzione, ovviamente è sempre un piacere sentirvi, per cui vi ringrazio. Però c'è da dire una cosa, che è vero quello che dice dialetticamente il nostro Daniele Piccione, ma bisogna tenere presente la realtà dei fatti, cioè la pista del 68 esce quando? Quando succede Baccaiano. Quindi la pista del 68 in realtà, per come la interpreto io, è una reazione di difesa del vero serial killer mai entrato nelle indagini, che, come mi piace dire, depista impistando, cioè allontana da sé i sospetti, perché nell'82 probabilmente ha corso dei seri rischi di essere individuato in qualche maniera, e come fa? Impista, cioè porta sulla pista sarda. Ora, il problema della pista sarda da cosa dipende? Dipende soprattutto da l'unicità teorica dell'arma. Perché dico teorica? Perché dobbiamo ancora capire, e non mi risulta che questo sia un dato oggettivamente rilevato, che i bossoli trovati nell'82 siano effettivamente originali e riconducibili al delitto del 68. E questo sarebbe un accertamento che dovrebbe a questo punto essere fatto. Anche ammettendo che qui abbiamo una classica via dicotomica, no? Se i bossoli sono originali, allora al 68 c'è l'unicità dell'arma, nasce il problema di come è passata l'arma fra chi ha commesso l'omicidio del 68 e chi ha commesso la serie omicidiaria. Ma se i bossoli non fossero originali, il problema è ancora più grosso, perché nasce il problema di chi avrebbe potuto compiere il depistaggio, cioè la sostituzione dei bossoli. Ora, in entrambi i casi ci sono delle situazioni estremamente pericolose per il risultato finale dell'indagine, perché il risultato finale, cioè l'incriminazione e la condanna dei compagni di merenda, in entrambe queste due situazioni francamente non reggerebbe, perché nessuno di noi penso possa immaginare che il gruppo dei compagni di merenda sia arrivato a sostituire i bossoli, e nemmeno che il gruppo in quanto tale possa essere in qualche modo colpevole di qualcosa accaduto nel 68. Il problema della serie omicidiaria, che non è mai entrata in quanto serie all'interno dei processi, cioè secondo me uno dei grossi problemi di questa vicenda giudiziaria è che sono stati considerati i singoli omicidi per cui avevano degli indizi, e utilitaristicamente parlando è assolutamente comprensibile, sono stati portati a giudizio solo quei delitti in cui c'era la confessione di Lotti, perché altri elementi oggettivi non ce ne sono. Se il processo Pacciani di primo grado era un processo assolutamente indiziario, il processo dei cosiddetti compagni di merenda si differenzia unicamente dalla presenza della chiamata di correo del Lotti. Ora, al di là di tutto questo, la pluralità cui faceva riferimento l'ottimo Daniele nel suo discorso non è giustificabile semplicemente con la pluralità di chi impugnava l'arma, ma è giustificabile anche col fatto che abbiamo eventualmente un'evoluzione, e su questo Valerio potrà dirci molto di più, della psicologia e del modus operandi di chi eventualmente avrebbe impugnato l'arma dal 74 all'85. Ma avremmo anche una grande differenza di condizioni, di situazioni ambientali che giustificherebbero assolutamente le eventuali differenze oggettive fra i vari delitti. E a questo punto aggiungo un ultimo elemento, in maniera assolutamente asettica, e la lascio alla vostra riflessione. Abbiamo delle perizie fatte da tecnici, mi riferisco sia ai consulenti della scuola criminologica di Modena, sia ai consulenti della scuola, chiamiamola così, di Firenze, che comunque dicono che chi ha effisso, chi ha usato il coltello, era comunque una persona unica, e teoricamente chi ha sparato non è dimostrato che sia una persona unica, ma il modus operandi lascerebbe intendere che sia sempre la medesima persona. Quindi ammettiamo che ci possa essere una pluralità, uno che tagliava e uno che sparava. In questo senso la pluralità sarebbe stata comunque una pluralità di individui univoci, cioè quello che tagliava ha sempre tagliato, quello che sparava ha sempre sparato. Nel caso specifico in cui noi ci troviamo, per esempio, a osservare Scopetti, la stessa confessione di Lotti tradisce un po' questa cosa, perché Pacciani sparava, ma avrebbe anche teoricamente, secondo Lotti, ucciso a coltellate il povero ragazzo francese. Quindi
di elementi effettivamente a favore di questi compagni di merenda, a parte la chiamata di Correo di Dotti, mi sembrano assolutamente inconsistenti, e non voglio parlare di tutto quello che poi l'ottimo Matteo ha già evidenziato, cioè le discrepanze oggettive di quanto Lotti e Pucci, non dimentichiamoci, entrambi raccontano, che non hanno assolutamente riscontro oggettivo sulla schiena del trine di Scopetti. Quindi il vero problema è che la pista sarda, per come la vedo io, è stata inserita volutamente per creare l'effetto che poi ha creato, cioè mettere in difficoltà gli investigatori, perché di fatto ha comportato una diciamo uno spreco di energie, la nascita di nuove piste che hanno portato alla situazione in cui ci troviamo oggi. E vorrei dire all'ottimo Daniele, qui mi fermo e chiudo, che la teoria dei compagni di merenda è forse quella più azzigogorata fra tutte, perché la teoria dei compagni di merenda manca sostanzialmente di un mandante. Se non c'è un'ipotesi di tipo maniacale sessuale, e pare che non ci sia, devono introdurre il concetto del mandante. Allora nasce il livello dei gaudenti che commissionano, cioè dei gaudenti che vanno a pagare delle cifre. Allora si fa cercare che cosa avevano fatto questi compagni di merende, i soldi, non i soldi, cioè sono tutte complicazioni che nascono per giustificare un buco, e sembra veramente che la toppa sia peggio del buco iniziale, perché ognuno di questi elementi che dovrebbe spiegare una mancanza in realtà introduce delle altre ancora più complesse. E quindi lascio a voi la riflessione. Ciao, grazie. Ciao Enrico, grazie mille. Ciao. Beh sì, questo è un problema che nasce dal fatto che nel primo processo Prociani sostanzialmente parliamo di un processo indiziario, no? Poi sul termine indiziario si discute ancora oggi, no? Qui entriamo nelle famose vicende dell'album da disegno, dello Schizzenbrunnen, del portasapone, della cartuccia nell'orto, no? Però sostanzialmente parliamo di un processo indiziario, non probatorio, che di fatti porta alla assoluzione di Pacciani in secondo grado, quindi sentenza Ferri, no? A quel punto è Giuttari che si prende la briga, che ha il compito di andare a riprendersi i vecchi testimoni, perché Lotti e Vanni non è che spuntano fuori dal nulla, erano dei testimoni dimenticati del primo processo Pacciani, che sostanzialmente, come dice lo stesso Perugini, non avevano dato modo di poter far ritenere, no? Che custodissero dei chissà quali segreti, no? Lo dice Perugini, per noi erano estranei alla vicenda, però ripresi da Giuttari, interrogati, e poi messi anche sotto osservazione, vengono spiati telefonicamente, no? Abbiamo le famose conversazioni con Ghiribelli, Galli, Nicoletti, tutte queste cose qua. A quel punto Pacciani non è più serial killer unico, ma per forza deve essere inserito in un contesto di gruppo. Se c'è un contesto di gruppo, che a questo punto sono i compagni di merende, necessariamente si deve cambiare anche il movente, no? Perché se Pacciani poteva aver fatto i delitti per un movente da singolo, poi in un gruppo quel movente, che era ravvisabile sostanzialmente nell'ossessione della Bugli, no? Viene teorizzato questo sin dal primo delitto del 68, non è più riconducibile ad un contesto di gruppo quali sono i suoi compagni di merende. Quindi per forza il movente di un gruppo può essere solamente un movente di tipo mercenario, no? Quindi da qui il secondo livello, che avrebbe finanziato i delitti del mostro di Firenze per ottenere i famosi feticci, per fare dei riti di una qualche natura esoterica o satanica, che poi non è stata mai chiarita, no? Questo è il problema della teoria dei compagni di merende.
il fatto che si passi da uno a un gruppo, il fatto che poi il movente sostanzialmente cambia anche quello, e che per molti ha rappresentato una forzatura, no Valerio? Sei senza microfono, non ti sentiamo. Diceva prima Daniele che c'è presenza di pluralità in alcuni delitti, credo, non penso alludesse a tutti i delitti. Presumo soprattutto si riferisse all'85. Invece non ce la vedo una pluralità, perché gli assassini, quando fanno coppia, assassini intendo serial killer in questo caso, beh, sono spietati, fanno cose veramente molto crudeli, torturano. Invece questo assassino, o diciamo questi omicidi, sembrano standardizzati. Non sembra che ci sia la presenza di troppe persone. Supponiamo che dall'82 all'85 ci sono stati davvero i compagni di merende. Ma com'è non abbiamo tracce? Tracce intendo proprio orme. Dovremmo avere un casino di tracce, perché sono tre persone che non è che si coordinano fra di loro. Non è che sono militari che decidono di fare un blitz e quindi ognuno ha un suo ruolo. Non è così, conoscendo soprattutto chi sono i soggetti, un Lotti, un Vanni e un Pacciani. Io non ci vedo una coordinazione, ripeto, non vedo una banda di assassini ben organizzati. Sarebbero tre disorganizzati, ma tre disorganizzati ma lasciano un'infinità di tracce. Noi non abbiamo nessuna traccia. Il sangue, ad esempio, è molto contenuto in queste scene, ma se fossero più assassini, il sangue ce ne sarebbe molto di più. E poi fanno branco, bastano due persone a fare branco. Mi viene in mente Lawrence Bittaker e Roy Norris, affittarono una macchina, avevano deciso di uccidere una ragazza per ogni anno di età, mi pare dai 13 ai 19 anni, ne uccisero 5. Ma quando capitavano queste donne nelle loro grinfie, ma le torturavano in tutti i modi possibili. Dov'è la tortura in questi delitti del mostrifile? Non c'è. Il sadismo manca. Quando due serial killer o quanto due assassini si mettono insieme, sono due sadici, e quindi vogliono trarre, o almeno uno dei due è sadico. Può darsi che uno sia il succube, l'altro sia l'incubo, quindi uno è il leader, in questo caso poniamo Pacciani, ma l'altro serve per l'altro, poi quanto quello uccide, anche l'altro continua, magari può iniziare ad uccidere. In questo caso però la teoria non è più la teoria quella dei compagni di merenda, è una realtà, perché sono stati condannati, quindi non è una teoria. A livello così di studio la possiamo chiamare una teoria, ma per la legge sono loro, quindi non è una cosa teorica, una cosa astratta, è una realtà. In questo caso il leader sembrerebbe Pacciani, però chi uccide, chi usa il coltello, che dovrebbe essere il vero leader, è quello che pugnala, è quello che fa le scissioni, quello è il vero leader. Invece sembra che si sia invertito. Il leader è quello che spara, perché l'arma da fuoco sembra quasi, se c'è un'arma da fuoco sei il capo. No, i delitti sono soprattutto dovuti all'arma da taglio. Quello che rende questi delitti, diciamo, anomali è l'arma da taglio, non è la pistola. La pistola possono usare tutti, ma le pugnalate post mortem, le escissioni prima del pube e poi del seno, questi rendono unici i delitti dei serial killer delle coppiette, cioè il mostro di Firenze. Però sembra che a fare questo non è Pacciani, no, è Vanni. A me non torna. Il godimento dell'assassino è proprio nell'usare l'arma da taglio, la punta da taglio, il coltello, il pugnale, quello che c'aveva. E poi c'è un'altra cosa. I feticci vengono asportati, ci dice De Fazio, con un certo studio. Fa degli assaggi prima di fare l'escissione. Perché, ci dice De Fazio, poi possiamo non credere ovviamente alle conclusioni di De Fazio, se ci mette tutta questa
premura vuol dire che se li vuole conservare. Quindi se li vuole conservare è un feticista. Io non ho mai visto, almeno non c'è nella storia della letteratura criminologica, un mandante o dei mandanti che vogliono un feticcio, magari dicono me lo devi dare in questo modo. Poi sembra strano, perché se fosse stato così, se fosse stato sempre così, perché non abbiamo escissione nel 74? Pure la poteva compiere tranquillamente l'escissione, se ci fossero stati dei mandanti. Io non so se questa storia dei mandanti, come dire, per chi crede in questa teoria, crede che ci siano sempre stati. Dal 68 al... lasciamo stare il 68, perché il 68, ripeto, fa confusione a tutti. Lasciamolo perdere per un attimo. Ma dal 74 all'81, se ci fosse stata un'organizzazione dove ci sono dei mandanti e degli esecutori, perché poi c'è il cooling off? Il cooling off, questo è un termine che usiamo per un serial killer solitario. Ma allora come dobbiamo, che cos'è questa pausa dal 74 all'81 nel contesto di un omicidio di più persone? E poi il 74 l'hanno compiuto più persone. Quando iniziano queste persone a fare gruppo? L'hanno sempre fatto? No, l'hanno fatto dopo. Allora, come si è formato questo gruppo? Qual è la storia di questo gruppo? E perché si è creato un gruppo se lui prima uccideva da sé e nell'81 fa due scissioni e si tiene tutto per sé? Che bisogno ha nell'84 a fare una scissione con altre persone? Perché? Beh, è chiaro, Valerio, che qui entriamo anche nella natura dei rapporti tra i compagni di merenda. Ricordiamo che Lotti conosce Pacciani alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, parliamo del 79-80, no? Quindi Lotti non conosce Pacciani, che è il leader di questo gruppo, per come ce lo descrivono le sentenze, no? Giustamente tu hai ribadito che la verità giudiziaria è quella, però Lotti, no, se stiamo a quello che dice lui, nel 74 non c'è neanche nell'81, non c'è neanche nell'81 bis, c'è. Quindi Lotti è un terzo elemento che viene utilizzato da questo gruppo armato come palo. Il palo sarebbe colui che controlla le vie di accesso alle piazzole dove avvengono i delitti, per dare modo agli esecutori, che sono Pacciani con la pistola e Vanni col coltello, di poter agire indisturbati. Lo scenario che Lotti descrive in questi delitti è sempre quello, anche se poi a Giogoli diventa sparatore lui, per una famosa questione che c'è il problema dell'altezza, no? Quindi a un certo punto Lotti sembra quasi venire in soccorso di Giuttari, no? Gli scriverà anche una lettera per dire: guarda, sono stato io a sparare a Giogoli, no? Si discuteva molto dell'altezza di Pacciani, che era bassino, 1,65 m, poi Lotti risolve tutto dicendo che era stato lui a sparare al furgoncino dei tedeschi. Lotti era alto, era 1,85 m, quindi 20 cm di più di Pacciani, poteva corrispondere di più a queste perizie che vennero fatte, che portarono a sostenere che il mostro fosse un individuo alto, 1,80 m, 1,85 m, forse anche di più. Però sostanzialmente c'è il problema che Lotti, come entrano i compagni di merenda? Entra a Baccagliano, no? Perché Lotti e Vanni, che già fanno parte del gruppo, ne farebbe parte anche Faggi, no? Viene menzionato di relato per il delitto di Calenzano, no? A un certo punto Lotti viene introdotto quasi a forza da chi? Da Pacciani, che se lo porta via per fare il delitto di Baccagliano. Sul 74 non sappiamo niente, non sappiamo neanche se è la cosiddetta zona oscura su cui abbiamo fatto tre puntate, quindi non sappiamo neanche se Vanni e Pacciani si conoscessero, che natura avessero i loro rapporti. Comunque, se parliamo di Lotti, parliamo di un gruppo che è in continua evoluzione. Ecco, si partirebbe da un singolo che poi introduce dei personaggi che collaborano con lui per fare
questi delitti che mano a mano entrano, escono, come nel caso forse di Faggi, e che entrano e poi ci rimangono come lotti in vari ruoli. Ecco, lo scenario che viene fuori dai processi di Compagni di Merende è questo, no, Daniele, che molto è stato e che molti hanno criticato. Oh, scusatemi, abbiamo Paolo in linea. Mi sentite? Sì, sì. Ok. Buonasera. Prego, Paolo. Lorenzo, dottor Scrivo, Matteo e Daniele, un saluto e un abbraccio. Fermo restando che questa è una delle puntate che più con tutte interessanti, ma questa sicuramente è quella che più si avvicina al mio modo di pensare e interpretare la storia del mondo di Firenze, perché mi sento vicino alla figura del serial killer unico mai entrato nelle indagini. Faccio però fatica, e forse questo è dovuto anche a una limitatezza nel cercare di spiegarsi la persona del mostro, non tenendo conto della poliedricità della natura umana, a spiegarmi analizzando alcuni aspetti, a identificare un'unica persona. E questo è dovuto ad alcuni aspetti. Il primo è quello della pistola. Si parla tanto del mostro di Firenze come una persona estremamente razionale, che ha quasi un modus operandi geometrico, e tenendo conto di questo aspetto io faccio fatica a capire perché ha scelto una calibro 22, una pistola che potenzialmente avrebbe potuto lasciare, sfortunatamente non è stato così, dei feriti, alcuni feriti e non dei morti, perché oggettivamente il calibro piccolo è meno efficace in un'azione omicidiaria magari di una pistola con un calibro più grosso. Quindi la sua razionalità non la vedo nella scelta di una pistola che l'ha esposta a più rischi. Un altro aspetto che... Paolo, posso risponderti un attimo su questo aspetto? Volentieri, ci mancherebbe, grazie. Scusami, poi riprendi il discorso. Ma questo problema della pistola è un problema che riguarda l'assassino in generale, o che sia solo, o che sia in compagnia, ha usato quella pistola. Esatto. Le domande che fai, giustamente, i quesiti che poni, rimangono in sospeso qualunque cosa pensiamo, o che è stato uno mai entrato nell'indagine, o che è stato Salvatore Vinci, o che sono stati i compagni di Merente, questi quesiti rimangono. Perché hanno scelto quella pistola? Anzi, se erano più persone avrebbero scelto più armi, credo, no? Prima la calibro 22, poi magari un altro tipo di arma, invece è sempre la stessa. Però Paolo dice una cosa che mi fa sentire vicino, perché quella pistola ha un significato nella vicenda, questo non possiamo negarlo. Ed è quello a cui volevo arrivare, cioè l'unico modo per il quale, non l'unico modo, diciamo, uno dei motivi per i quali secondo me il mostro, persona davvero razionale, perché nel suo modus operandi questa razionalità la si respira, l'unico modo per il quale può aver scelto un'arma che avrebbe potuto per il suo calibro esporlo a dei rischi è che per lui rappresenti qualcosa di estremamente particolare e che quindi lo leghi in qualche modo a questa pistola, ci sia un simbolismo, sia un simbolo per lui importante, l'utilizzo di quella pistola pur potendolo esporre a dei rischi enormi, perché ha un calibro piccolo, è sicuramente meno efficace, meno efficiente. Ha ragione Valerio quando dice se l'avesse, questo però questo problema ricadrebbe se si considerassero più persone attorno a questi omicidi, ed è vero, però io non riesco a sposare la razionalità di questo individuo con l'utilizzo di quest'arma, se non attraverso il fatto che per lui quest'arma sia un simbolo molto particolare. Cioè tu dici sostanzialmente, se era un singolo si sarebbe munito di un'arma diversa, più potente, forse una calibro 9. Ma forse c'era quella.
forse sì, riuscite una persona... a trovare quello e basta. Probabilmente con il gruppo avrebbe avuto più possibilità l'esecutore dei delitti di avere un'arma con un calibro molto più funzionale per le azioni omicidiarie. Un singolo probabilmente aveva solo quell'arma lì in dotazione, come ha detto ora Valerio, e quindi ha usato quella. Arma che comunque, dobbiamo dirlo, si è dimostrata molto efficace, perché non ha lasciato non ha lasciato superstiti. Ah, quello è vero. Sono stati serial killer. Non dimentichiamoci però, nel 74 la vittima femminile poi fu uccisa a colpi d'arma bianca perché aveva probabilmente esaurito i proiettili. Sì, però attenzione, è successo anche con le calibre 9, ricordiamo Zodiac, no? Zodiac lascia delle vittime e aveva dei munizionamenti, delle armi molto migliore del mostro di Firenze. No, ma certo, questo mio discorso si questa, riduce al fatto. Questa domanda, però, questo quesito che ti sei posto, io me lo sono posto, infatti. Non sulla pistola, okay. Non tanto sulla pistola, ma sul numero dei colpi. Perché ne spara solo 9 e non ne spara 18? 18 no, perché magari uno è in canna. Però ne poteva fare 9 più 8... poteva ricaricare, oppure intendo un altro caricatore, poteva usare un'altra pistola se avesse avuto a disposizione due pistole, cioè lui accetta il rischio. Quando scappa il ragazzo, e lui non è che gli spara con un'altra pistola o ricarica la calibro 22. Io ho chiesto, forse Enrico se ci ascolta, magari se interviene su questo, era difficile ricaricare una pistola? No. Rimettere un caricatore? Quanto tempo ci vuole? E non è più rischioso andarla a pugnalare, eppure accetta il rischio. Rimaniamo su però una cosa che ha consigliato di analizzare Paolo, che troverebbe un'altra spiegazione, perché le alternative non sono solo queste, cioè la pistola è l'unica che ha e non se ne può procurare un'altra, la pistola simboleggia qualcosa, e poi il rilievo di metodo corretto che tu evocavi, la pistola è un tema per tutti, sia per il gruppo che per il singolo fiancheggiato. La realtà delle cose è che potrebbe esserci un'altra ipotesi, e cioè che la pistola serve proprio quella pistola, perché lui sa che deve utilizzare quella pistola perché quella pistola ha una funzione. E secondo me che questa sia la spiegazione che risponde alla domanda di Paolo lo dimostra proprio la vicenda dell'estate dell'82, perché per lui quella pistola è fondamentale per poterla poi impiegare ad un fine di distoglimento. Tant'è vero che qui sta il grande limite cognitivo della pista sarda, secondo la mia modesta opinione, che bisognerebbe capire perché, se si fosse trattato ad esempio di Salvatore, accetta addirittura il rischio di proseguire la serie delittuosa dopo che gli inquirenti hanno imboccato la via giusta per trovarlo, cioè proprio dopo l'estate dell'82. Cioè un sardo, uno del gruppo dei sardi, che continua la serie dal 1983 al 1985 dopo che gli inquirenti sono finalmente sulla direttrice giusta, e beh, questo veramente confligge contro la logica del personaggio che abbiamo visto in azione prima, Quindi vedete che tutto ancora una volta va verso la pistola, e aggiungo sempre per rispondere a Paolo, la pistola va messa in connessione strettissima col coltello, perché qui ha ragione Valerio, l'arma dell'assassino non è tanto la pistola, secondo me la pistola è l'arma funzionale, cioè l'arma che lui impiega per dover fronteggiare una coppia e perché è la pistola che ha utilizzato nel 74, in cui rispondo ancora a Valerio, lui lì è solo. Nel 74 per me l'assassino è solo, quindi lui ha uno schema che gli nasce, che nasce e si costruisce sulla base individuale dell'episodio del 74, e che poi si struttura, si costruisce e varia dall'81 in poi, e in questo schema le due costanti sono solo due: il coltello e la pistola. Il coltello è la sua arma, l'arma d'elezione con cui lui ha una chiara capacità di gestione e una grossa fiducia nell'impiego. La pistola è funzionale perché quella pistola e non un'altra a lui serve per potersi giocare poi eventualmente soluzioni come quella del luglio dell'82. Quindi Daniele, scusami, forse Paolo è sempre in linea, però sì infatti sì.
volevo chiudere proprio questa telefonata per non rubare troppo tempo con altri due aspetti che, se messi insieme, probabilmente danno un insieme di una persona che, a seconda delle situazioni, assume anche decisioni abbastanza contrastanti, nel senso che per esempio l'omicidio dell'82, la scelta delle vittime, del luogo, è una scelta molto poco conservativa, anzi è una scelta di grandissimo rischio che, a mio modo di vedere, si scontra un po' con la scelta, per esempio, delle vittime dei francesi e dei tedeschi, due coppie di stranieri, non in macchina, in una situazione, diciamo, tra virgolette, più tranquilla e più ragionata. E poi una cosa che a me fa sempre pensare è questo. Innegabilmente la persona che ha compiuto questi omicidi, che, ripeto, a me l'aspetto del serial killer unico è quello che più si avvicina al mio pensiero, è quello che il tutto sia tenuto insieme dalla sua psicopatologia. Non riesco a spiegarmi come dall'81 all'84 è riuscito a tenere freno quell'aspetto feticistico di cui prima parlava il dottor Scrivo, senza riempire con altri, almeno un altro omicidio, con le scissioni, questo lasso di tempo che passa dall'ultima scissione dell'81 a quella dell'84 sulla povera Pierontini. Vi saluto e vi ringrazio. Una buonissima serata e grazie della compagnia. Grazie Paolo. Buonasera Paolo. Lorenzo, volevo dire una cosa a proposito, prima che me lo dimentichi. Quando tu non è che lo dici tu, la sentenza lo dice, che nell'82 si crea il gruppo, se ho capito bene, nell'81 non c'era il gruppo. No, questo io non l'ho mai capito, se c'era o non c'era il gruppo nell'81, allora, anche se due persone. Precisiamo però, Valerio, parliamo del super testimone Lotti, no? Che è il reo confesso, cioè lui dice, sono stato introdotto all'interno di questo gruppo armato da Pacciani e da Vanni, che a un certo punto mi hanno detto: tu devi venire via con noi, e mi sono ritrovato nel delitto di Baccaiano. Io non capivo esattamente cosa stesse accadendo, quando mi sono reso conto che questi stavano ammazzando questa coppia che sono Mainardi e la Migliorini, io mi sono spaventato e mi sono dileguato, sono andato via, li ho lasciati lì. Loro fanno questo delitto con Lotti, che solo sul posto si rende conto di quello che sta avvenendo, no? Lascia la scena del crimine, poi non se ne sa più niente per un anno, e l'anno dopo lo riportano a fare un altro delitto, che è quello di Giogoli. Quindi, a quanto dice Lotti entra in questo modo dal delitto di Baccaiano in poi. Prima non faceva parte del gruppo. Ma c'era il gruppo prima di Lotti? Allora, sì. a quanto dice Lotti, che poi sono tutte informazioni che gli ha dato Vanni, no? Per la sentenza però non c'era, attenzione. È quello voglio dire. Per la sentenza non c'è perché Lotti... Pensa, non si occupa dei due delitti dell'81, Funditus ovviamente, e giustamente fa, però è evidente. Comunque è vero. C'era anche la parte processuale relativa a Faggi, che poi andò a finire con l'assoluzione, che riguardava il delitto dell'81. Il punto è questo, che Lotti dice, io no, di quello che facevano prima io non posso dire nulla, se non che una volta Vanni mi ha raccontato che prima di me c'era Faggi. Difatti, cosa che molti non ricordano, i compagni di Merendi, imputati dei duplici omicidi del mostro, in realtà sono tre: sono Faggi, Lotti e Vanni. No? Lotti viene chiamato, Faggi viene chiamato in correo da una dichiarazione di relato di Lotti, che riferisce di cose che gli avrebbe detto il Vanni. Quindi all'inizio c'era anche Faggi, poi finisce con una soluzione. Sbaglio, Daniele? No, però le cose, adesso non ci accaniamo sul problema compagni di merenda, che poi non era l'oggetto della serata, però probabilmente bisogna precisare due cose. A voler dare fiducia alla costruzione
di Lotti, cosa che effettivamente i giudici fecero nelle due pronunce di merito e poi in Cassazione, perché la sentenza è definitiva, l'apporto plurale era certo fin dal secondo delitto dell'81, anche se l'espressione di Lotti è ambigua, perché Lotti, virgolettato, proprio riferisce: mi aveva detto che anche quelli dell'81 li avevano morti loro. Quindi l'espressione sembra riferirsi peraltro ad entrambe le coppie dell'81, sia quella di Calenzano che quella di Scandicci. Quindi nella realtà delle cose, a voler stare conseguenzialmente dietro alla logica ricostruttiva della Corte d'Assise d'Appello, la spiegazione è tutto sommato semplice, cioè si struttura un gruppo a partecipazione cangiante in cui però si riesce a ricostruire con certezza la responsabilità penale solo a decorrere dal delitto di Montesperto. E questo per un motivo processuale evidente che, appunto, come diceva benissimo prima Lorenzo, l'apporto di terzi nei delitti del 81 è totalmente derelato, cioè Lotti non ha assistito a nulla, Pucci non ha assistito a nulla e Faggi è estraneo anche al delitto, o meglio non è provata la sua partecipazione anche al delitto che più lo vedeva coinvolto oltre a quello dell'85, cioè il delitto di Calenzano, dove apparentemente Faggi veniva ricostruito secondo l'ipotesi accusatoria come colui il quale aveva dato un supporto logistico, no? La famosa immagine degli assassini che si vanno a lavare le mani a casa sua. Insomma, il delitto di Calenzano è vicinissimo al luogo dove Faggi abitava. Comunque, chiusa questa, diciamo, questo tema, che secondo me, parliamoci chiaro, nessuno di noi può dubitare che la ricostruzione sia quantomeno parziale e anzi, a mio giudizio, anche largamente inesistente. Però la verità processuale è questa. Io invito sempre a riflettere su una cosa, sempre per tornare alle teste del l'unico mai entrato nell'indagine. Bisogna superare anche il problema di chiedersi come Pucci e Lotti diventino dei chiamanti, uno chiamante in corretà, l'altro addirittura testimone oculare. Come facciano questi soggetti a ripercorrere grosso modo la stessa via del mele tutti quegli anni dopo, senza che ci sia, senza che ci sia un motivo apparente? Cioè la ricostruzione psicologica della condotta di questi personaggi, dei loro apporti dichiarativi, non trova nessuna credibile spiegazione. Questa è una cosa che tutti noi omettiamo di fare. Cioè la chiamata in correità e soprattutto la testimonianza totalmente frutto di immaginazione, è vero, qui Valerio ha ragione, che esistono e alcune hanno anche condotto a tragici errori giudiziari, ma non sono mai o quasi mai disinteressate. E però ci sono molti elementi che non tornano con quelli oggettivi rilevati. Ecco. Aspetta Matteo, questo è un altro problema, che ci siano delle incoerenze nella ricostruzione giudiziaria l'ho detto io non sono un fautore, non sono uno che fa la decalcomania della ricostruzione giudiziaria, perché come ho detto è largamente imperfetta e secondo me in alcuni casi anche fallace. Per esempio io penso che la ricostruzione dei movimenti del gruppo il pomeriggio della domenica sia praticamente delirante, cioè la ricostruzione delle sentenze non riesce a fare giustizia di quello che accadde nel pomeriggio della domenica di Scopeti. Proprio assolutamente è una continua miniera di contraddizioni, incongruenze, e non voglio neanche parlare della dinamica omicidiaria di Giocoli. Cioè è evidente che le sentenze non riescono a spiegare non solo tutto, ma non riescono neanche a superare delle aporie drammatiche che sono presenti nella vicenda. Però ci sarebbe però un altro elemento, attenzione, che... Però Matteo, porta all'assurdo, cioè Lotti subentrerebbe nel 1982, giusto? In pratica nel momento in cui subentra Lotti negli omicidi di gruppo che sarebbero finanziati dai cosiddetti gaudenti, ci sono due fallimenti consecutivi, quello dell'82 e quello dell'83. Visto che molti teorici, diciamo, della pluralità di soggetti e dei mandanti di secondo livello imputano a questo giro anche alcuni dei cosiddetti delitti collaterali, mi chiedo come abbia fatto Lotti a rimanere vivo dopo essere entrato nel gruppo ed aver ottenuto due fallimenti, insomma. Questo Matteo, perdono.
perdonami, è un sistema fondamentale di uno dei, di, io prima mi riferivo ai segni del plurale, no? Allora, ci sono dinamiche in particolare dei segni di plurale, questo mi pare abbastanza difficile da, da negare, il che non vuol dire, il che non vuol dire che possa essere stato in ipotesi, però onestamente è difficile crederlo. Ma soprattutto quello che bisognerebbe tenere presente da un punto di vista storico e storiografico è che questa vicenda, che è la più complessa che c'è nella storia repubblicana, ricordiamocelo che tra i delitti comuni, cioè i delitti non di criminalità organizzata, questa è la vicenda più complessa dal punto di vista della dinamica e della serie di tutta la storia della Repubblica e probabilmente anche dell'Italia unitaria. Quindi, voglio dire, bisogna rifletterci su questa questione, e cioè che non è che la questione si esaurisce con i delitti delle coppiette, perché poi dobbiamo pensare che tutta una serie di anelli più larghi che ruotano intorno a questa vicenda, noi dobbiamo, per tenere la tesi di un serial killer unico, dobbiamo completamente escluderli come una serie di apporti totalmente casuali. Apro un elenco di pura circostanza: i delitti dell'estate del 93, che guarda caso accadono proprio quando la posizione processuale di Pacciani si fa quasi disperata, per cui clamorosamente viene a morire Vinci. Allora, naturalmente, i serial killer unicisti devono provare a dire che Vinci è frutto, la morte di Vinci e anche della malatesta magari è il frutto di una questione interna all'anonima sequestri, è d'accordo. Poi c'è tutto il lato perugino, drammatico, con la clamorosa coincidenza della morte di Narducci, che porta praticamente in termini di totale coincidenza temporale alla fine dei delitti, e successivamente si scopre, per essere per rimanere oggettivi, si scopre che la vicenda del ponte di Sant'Arcangelo è una vicenda gremita di contraddizioni e obiettivamente di oscurità incredibili. Una è il cadavere più famoso della storia d'Italia, insomma. Quindi io veramente mi chiedo anche qui come si faccia a considerare del tutto casuale quella vicenda. E poi ci sono tutte le morti collaterali, che perfino i serial killer unicisti riescono ad ammettere in questo caso, perché è piuttosto facile immaginare che quello stesso soggetto unico compia i delitti in danno delle prostitute, perché quelli sono delitti più organici, quindi si possono provare a spiegare. Ma le storie, ma le cose non finiscono qui, iniziano poi delitti. Ci sono delitti laterali di ogni genere, possiamo pensare anche a Lucca. C'è una condizione. Però scusami Daniele, ti interrompo solo un secondo. Secondo me bisogna anche distinguere nei cosiddetti delitti collaterali, che sono tanti, no? Tra quelli delle prostitute, che comunque potrebbero far parte ed essere analizzati anche come facente parte della medesima psicosi omicidiaria, e quelli che invece riguarderebbero l'eliminazione di testimoni o di persone. Certo, certamente. Su questo secondo me bisogna fare una distinzione ben precisa, perché il delitto di Luca, se fatto dal mostro, sarebbe il nono delitto del mostro di Firenze, comunque un delitto del mostro. Diversa cosa è parlare, secondo me, di Francesco Vinci, di Narducci, cioè lì saremo di fronte a uno scenario ben diverso, cioè eliminazione di testimoni a conoscenza di fatti inerenti ai delitti del mostro. No, ma accolgo volentieri la precisazione, perché esiste, però io quello che cercavo di dire, accomunando tutte queste vicende che non possono neanche essere vagamente sfiorate stasera, è però per dire che è piuttosto difficile considerare tutta questa gremita selva di circostanze del tutto casuali ed eteronome, e per quanto uno ci si affatichi a provare a dirlo, oggettivamente si va in difficoltà. Chi abbia studiato a fondo i fatti di Perugia, per esempio, noterà che insomma è piuttosto arduo. Anche la sentenza Micheli, che obiettivamente significa quel che significa, perché l'abbiamo visto, è stata annullata dalla Corte Suprema di Cassazione, si esercita per 961 lunghe pagine su questo problema dell'avvistamento di Narducci a San Casciano e soprattutto delle interrelazioni tra i fatti perugini e quelli fiorentini. Secondo me è stato mischiato però troppa carne al fuoco, nel senso che sicuramente Narducci aveva delle frequentazioni su San Casciano, sicuramente c'era un giro di personaggi di alto livello, professionisti, facoltosi, che si ritrovavano
nelle ville di San Casciano, però il tutto secondo me è completamente estraneo al mostro di Firenze, e purtroppo con la sentenza definitiva sui compagni di merende, che praticamente suggeriva l'esistenza di un secondo livello, poi hanno portato a sbattere contro un muro poi le indagini successive, tant'è che il famoso processo, sì, sì, l'unico che c'è stato ai mandanti, sappiamo benissimo come è andata a finire. Ma va benissimo, Matteo, però è difficile dire che tutta questa vicenda, a cominciare dalla confessione che giustamente diceva prima Valerio, resta scomoda a tutti noi, la confessione del Mele del 1968 fino agli accertamenti giudiziari per i Gini del 2008 sono tutte clamorose coincidenze che ruotano intorno alla vicenda. È realistico che ci diciamo questo? Io questa è la domanda che pongo a chi cerca di restringere il campo di questa vicenda a un soggetto che ha ucciso però va detto anche che generalmente quando un delitto o più di un delitto non hanno colpevoli, in genere significa che l'assassino o ha commesso meno errori di quelli fatti dall'investigatore che deve trovarlo, oppure ha potuto beneficiare di una serie di eventi favorevoli che sono girati a suo favore e che quindi hanno permesso a lui di farla franca. Ma una quantità di elementi casuali di questo genere, cioè un reo confesso nel 68, un testimone oculare supportato da un altro testimone oculare chiamante in correità nell'85 e nell'84 e una sequela di indizi clamorosi più il delitto della tassinaia totalmente omogeneo. Cioè è difficile, questo per stare solo ai fatti interni alla vicenda e non all'anello esterno. Cioè come si può veramente ridurre questa vicenda storica solo alla micro tragica, sanguinaria vicenda dell'uccisione delle coppie e non guardare a un quadro di circostanze che è certamente più ampio, di cui bisogna fatalmente farsi carico? Sarebbe il primo caso della storia, però, se fosse così come... Perché? Cioè che ci sia stato proprio con la stessa arma che passa di mano, la stessa tipologia di vittime del primo delitto con quelli poi successivi, poi all'inizio magari uno solo che agisce nel 68 e nel 74, poi l'arrivo del gruppo, l'aggiunta di nuovi, cioè a livello di letteratura criminologica credo si tratterebbe proprio del primo caso della storia in assoluto, ecco. Matteo, Daniele, scusami, abbiamo Andrea in linea. Daniele, volevo chiederti una cosa, Daniele Bronzi. Ma sì, siamo caduti, siamo già attivi. Ecco, quello volevo chiederti. Prego, pronto? Sì, salve, buonasera a tutti. Buonasera. E innanzitutto complimenti agli ospiti e a voi per la trasmissione, perché è veramente molto ben fatta, ormai la seguo da diverse settimane. Io chiamavo per, anzitutto volevo fare una premessa e poi porre una domanda un po' a tutti gli ospiti, ma in particolare al dottor Valerio Scrivo, perché anche in relazione a quello che si è detto stasera, io proprio in questi giorni sto rileggendo il libro dell'avvocato Filastò, e anche molte di queste incongruenze che voi state rilevando sulla le incongruenze rispetto alla possibilità che si possa trattare di un unico serial killer, o il fatto che con un'arma del genere la calibro 22 l'assassino rischiasse troppo rispetto alla possibilità di lasciare dei feriti, quindi dei testimoni. Volevo sapere cosa pensavate dell'ipotesi, ovviamente si tratta solo di un'ipotesi, ma che spiegherebbe molte di queste circostanze, che il serial killer unico, io penso si sia capito anch'io, sono per la pista del serial killer unico, potesse essere un appartenente agli organi investigativi, con possibilità anche di effettuare delle verifiche, che potesse magari aver acquisito quest'arma anni prima, magari proprio all'interno dei circoli dei sardi, quindi avere la certezza di non poter essere individuato perché magari ha acquisito l'arma e le pallottole illegalmente,
di avere la possibilità, dato il suo ruolo, di avvicinarsi molto alle vittime e quindi poter attaccare e sparare a distanza molto ravvicinata, di avere la possibilità di perlustrare i luoghi prima degli attacchi per allontanare eventuali guardoni. In quel caso ovviamente si sarebbe allontanato anche lui, e non avrebbe fatto svolto l'azione. Ecco, volevo capire un attimo cosa pensano gli ospiti di questa ipotesi, perché secondo me questo spiegherebbe molte cose, anche molti doppistaggi e anche la capacità, la superiorità informativa che a volte questo assassino sembra avere anche nella comunicazione con gli inquirenti. Come che ti chiami, scusami? Andrea. Andrea, scusami, non avevo capito. Possiamo rispondere oppure hai ancora... No, prego, sono molto interessato alla risposta. Sì, Valerio, sostanzialmente parliamo della teoria del serial killer poliziotto, no? Filastò. Sì. Filastò addirittura ipotizzava che potesse essere una persona con ruoli anche nei servizi, quindi in grado di fare verifiche, ad esempio di verificare che alle grandi si trovasse a Rimini quando veniva chiamato nella pensione dove era andato in vacanza, e quindi un investigatore di alto livello, non diciamo. Allora, che potesse essere un poliziotto io non lo escludo, potrebbe anche essere stato un poliziotto, non conoscendo chi sia, potrebbe essere chiunque per me. Io non credo che fosse un poliziotto. Comunque mi sembra romanzesco pensare, posso anche arrivare a credere che fosse un poliziotto, un ex poliziotto, perché i serial killer amano le forze di polizia. Ma era fatta anche domanda per entrare nei carabinieri, la polizia, nella finanza, nella guardia forestale, può darsi. Ma che sia nell'ambiente investigativo? No. Investigativo, cioè chi sarebbe? Uno della SAM? Perché chi è che investigava? In che senso? Un commissario? Un giudice? Faccio per dire, lo dico in modo provocatorio, cioè ambiente investigativo vuol dire che io sto investigando, sto indagando su me stesso, quindi ho tutte le informazioni a disposizione. E quando sarebbe entrato questo nelle investigazioni? In che anno? Quando? E cosa ci Io personalmente non ho un'idea precisa. No, sto facendo delle considerazioni. Certo. Allora, però un secondo me lo dice. Una persona che non si occupa, diciamo, del caso del mostro di Firenze avrebbe degli strumenti, anche delle conoscenze per operare, per, non so, per dire, magari prendere l'autostrada senza rischiare, poi omicidi senza rischiare magari di essere fermato, perché può esibire o è conosciuto dai colleghi, oppure ad esempio mi viene in mente, se non ricordo male, lo Stefanacci fu trovato il portafoglio del ragazzo, non ricordo se era lo Stefanacci o un'altra vittima, Stefanacci era trovato il portafoglio forato da parte a parte, come se lo avesse esibito magari a qualcuno. Quindi investigatore, non investigatore sul caso del mostro, chiaramente potrebbe anche non esserlo stato, anzi è più probabile che non lo sia stato, però indico con un ruolo investigativo in grado di avere conoscenze e di fare certe verifiche negli ambienti giudiziari. Allora, può darsi che sia una persona che sa come si muovono i carabinieri, o i carabinieri per dire gli investigatori. Questo può darsi che lui lo sappia, ma non perché sia un poliziotto o perché è un braccato, e quindi lui studia chi lo bracca, così come chi lo bracca studia lui, si studiavano a vicenda. Noi sappiamo come studiavano gli investigatori, ma non sappiamo come lui studiava gli investigatori. Quindi che potesse conoscere qualche pratica investigativa, io penso che lo sapesse, perché lo sapeva sulla propria pelle. Lui ha rischiato ogni volta, lui soprattutto nell'82 si è commesso degli errori, dico, se nel senso che magari aveva un piano e gli è andato male, oppure ha improvvisato, non lo sappiamo. Lui dai propri errori si corregge, ma studia anche gli errori degli altri. Io credo che lui abbia sempre studiato gli errori degli investigatori, sempre, da quando ha iniziato.
lui nell'errore degli investigatori ci ha sguazzato benissimo, altrimenti non poteva colpire. Quando, secondo me, quando si è reso conto invece che gli investigatori non stavano più commettendo errori, o meglio, avevano aggiustato il tiro, lui si ritira. Lui si ritira nell'85, secondo me, non perché avesse già intenzione di ritirarsi, e quindi la lettera che scrive la Della Monica è una lettera d'addio, perché i serial killer non scrivono lettere d'addio, non decidono a tavolino: questo è il mio ultimo omicidio. Come uno che vuole smettere di fumare dice: questa è la mia ultima sigaretta. Non esiste. La loro fantasia, secondo me, c'è sempre, anche quando smettono di uccidere, la fantasia non smette dentro di loro. Non uccideranno più per motivi diversi, magari, che so, faccio per dire, è rimasto paralizzato su una sedia, è stato arrestato, gli è venuto un ictus, che so io, ma le sue fantasie ci saranno sempre, fanno parte della sua natura. Quando decide, se ha deciso di smettere, lo ha deciso dopo aver commesso l'omicidio dell'85, non prima. L'ha deciso dopo, perché poi si è reso conto, secondo me, che c'era un controllo del territorio. Lui controlla il territorio, e quindi prima lo controllava lui il territorio, ora lo controllano gli investigatori, le autocivetta, il controllo delle autostrade. Ma queste sono cose che non è che lui le sa perché fa parte dell'indagine, perché è un poliziotto, perché lo dicevano i giornali. Lo dicevano i giornali. Su questo sono d'accordo, non è secondo me incompatibile con questa ipotesi, ma ad esempio nel 1982, dalla mera lettura dei giornali, si conosceva il fatto che il giudice istruttore fosse il dottor Tricomi, al quale il famoso cittadino amico inviò il secondo Spezzi il ritaglio di giornale che indicava la pista sarda. Cioè, un cittadino comune avrebbe potuto individuare con quella facilità l'organo giudiziario al quale inviare una così sottile ma efficace traccia per depistare verso bisogna la pista leggere sarda. Bisogna leggere i giornali dell'82 o dell'81, se vuoi, e vedere se viene citato. Perché non dovrebbe essere citato? Ma è da letto. Poi non sono tanto sicuro che lui abbia indirizzato, anzi mi sembra che fosse indirizzata alla dottoressa Della Monica. Mi pare che lei, o mi sbaglio, Matteo, se non erro, c'è una richiesta della dottoressa Della Monica che non aveva ricevuto il biglietto, esatto. Se lo richiedeva poi nuovamente... Quello probabilmente era diretto alla Della Monica. E poi c'erano quelle famose tre lettere che erano state mandate lì al comando dei carabinieri di Borgo Ognissanti, che erano quelle firmate cittadino amico, ecco, che c'era l'appello poi sulla nazione. Io parlo del ritaglio di giornale dove si cita il capo. Era per Silvia Della Monica. Se era per Silvia Della Monica, non per Tricomi. Ecco, mi pare che... forse è uscito... Mi sentite? Sì, perfettamente. Sì, sì. Bisogna richiamare Lorenzo, che è caduto. Daniele, lo richiami, Daniele Bronzi. Io vi ringrazio per... Sì, con l'aggancio. Arrivederci, buona serata. Buonasera. Buona serata. Grazie a te, ciao. Buonasera. C'era una cosa che io volevo dire prima, che poi l'hai detta tu però, a Matteo. Ora sembrava tutto il contrario, che noi eravamo che la trasmissione fosse sui compagni di Merente, eravamo due contro uno, si era un po' invertito. Però quello che pensavo, la stessa cosa che hai pensato tu, l'ho pensata io. Cioè, se era un gruppo, nel momento in cui da due diventano tre, falliscono, invece di perfezionarsi, falliscono sia nell'82 sia nell'83. Quindi hanno, e poi perché creare un gruppo? Io parlo del gruppo per dimostrare che non può esistere, perché se sono stati efficienti nell'81 con una doppia scissione, si devono andare a prendere una terza persona che li incasina, a quanto pare, perché nell'82 non commettono scissioni, nell'83 non commettono scissioni. Quindi a che è servito questa persona in più?
se non a farli rischiare ancora di più. Però in letteratura questi delitti sono, come dire, sono ben studiati, non sembrano appartenere a un gruppo, come ho detto prima, perché sono puliti tra parentesi, cioè non sembra che ci sia la presenza di tante persone, sembra proprio un assassino per libidine. Che vuol dire per libidine? Vuol dire che non è un sadico, non è che lui uccide e prova piacere nel dominare la vittima, perché il sadico, la gioia, il piacere del sadico è nella dominazione, non è tanto nell'atto sessuale, è proprio nel dominare la vittima. E lui non è un sadico, perché le vittime muoiono subito, le ammazza subito, sia i maschi sia le donne, non commette torture, violenze, stupri, niente di tutto questo. Poi quando si parla del rischio, come diceva Paolo prima, ma come, uno prende una calibro 22 che non è un'arma, magari, a parte che io non lo so, non sono un esperto d'arme, non so se è un'arma invece efficiente, ma i serial killer hanno fatto anche di peggio, hanno rischiato ancora di più. Il mostro di Firenze alla fine ha rischiato meno degli altri. Se io penso a un Ted Bundy che rapisce le ragazze nelle case, nelle proprie abitazioni, oppure per strada o negli alberghi, come ha fatto Ted Bundy, lui era uno che rischiava, questo era uno che rischiava, eppure nonostante avesse rischiato non è stato mai colto sul fatto. Non è che Ted Bundy l'hanno catturato perché l'hanno preso su una scena del crimine, no, Ted Bundy è stato catturato casualmente perché l'hanno fermato con una macchina e hanno aperto il bagagliaio e hanno visto che c'erano degli attrezzi tipo da scasso, ma siccome il suo nome era stato fatto, ma non era tra i principali sospettati, ma era tra i sospettati perché la sua ragazza, la donna con la quale stava, era andata da, aveva avuto dei dubbi su di lui dopo che c'era stato il doppio omicidio al lago Sammamish, e pubblicarono un identikit, e un'amica della ragazza di Bundy diceva: ma non vedi che è uguale? E lui: chiama almeno la polizia, fai una segnalazione. Lei fa la segnalazione e Ted Bundy compare in questo elenco. E quando lo arrestano, il nome di Ted Bundy non è nuovo, non l'hanno mai fermato, non l'hanno mai interrogato, ma era nella lista, però nella lista dei sospettati, intento. Ma Ted Bundy era uno che rischiava, anche il mostro di Firenze ovviamente rischiava, ma molto meno, perché lui c'aveva una pistola. E infatti il successo dei suoi delitti è dovuto alla pistola, non è certo dovuto al coltello. Il coltello è un'arma che uccide quando la pistola fallisce, ha fallito solo due volte, nel 74 e nell'85, poi non ha mai fallito. Quindi lui sa come usare la pistola, è uno che sa sparare, se non si mette a fare delitti del genere, e va sempre a segno. Poi qualcosa è successo nell'85, questo ragazzo scappa, lui lo insegue e lo uccide. Proprio l'inseguimento, lui riesce a fare 12 metri il ragazzo, già il fatto che sia riuscito a scappare, puoi scappare a un singolo, ma come fai a scappare a due persone se non a tre? Come fai? Non c'è un segno di lotta. Su Crevecchievi non è che ci sono segni di presa, uno l'ha presa e l'altro l'ha pugnalato, no. E poi sono, come dire, questo scappa, e loro sono abbastanza coordinati tra di loro, questi due assassini, che sono coordinati anche nell'imprevisto. Questo scappa, eppure sembra, ripeto, che il terreno non è tutto calpestato, no. Questo ragazzo riesce a fare 12 metri e poi viene colpito come? Con una pugnalata alla schiena. La prima pugnalata che riceve è alla schiena. Quindi ti dà proprio l'idea di qualcuno che ti sta inseguendo. E fa un percorso lineare, non è un percorso come uno che ti insegue, allora cerchi di fuggire da qualche altra parte e poi da qualche altra parte ancora. No, lui va dritto, questo ragazzo, finché non viene raggiunto. Non è un percorso a zig zag, che cioè sono due persone che ti inseguono e non sai da dove fuggire. No, lui scappa, sembra rispetto a un singolo che lo segue, che lo insegue.
Ma Daniele c'è sempre, non lo vedo più. Sì, Daniele ci dovrebbe essere, però in questo momento non ha l'audio. Ci sono, vi seguo benissimo. Volevo risponderti, Daniele, sugli omicidi collaterali. Io per me, almeno per quel che mi riguarda, non esistono omicidi collaterali nella storia del mostro di Firenze. Esistono delle ridondanze investigative. Nel senso, prendi la pista sarda, è la pista sarda che ti offre gli omicidi collaterali. Parlo della Malatesta, parlo dello stesso Francesco Vinci, ma al di fuori della pista sarda questi non sono omicidi collaterali, sono morti, sono omicidi ma dovuti ad altra causa, per me. Anche quello di Lucca io non lo considero un delitto del posto di Firenze, perché non rientra io per dire e la parte perugina. Anche quella secondo me è una ridondanza investigativa. Se tu togli, perché secondo me Narducci non c'entra nulla Pacciani, non c'entra. Se ci metto Pacciani, ovviamente ci devo mettere tutto ciò che è legato a Pacciani. Se ci metto Narducci, ci devo mettere tutto ciò che riguarda Narducci. Ma perché ce lo devo mettere? Io non ce lo metto. Io mi attengo a questo. Hai elementi molto forti per vedere la connessione. Ma la coincidenza è sulla data di morte, però no. se prendiamo quello Italo Calvino morì il 19 settembre 85, insomma, quindi ne troviamo molte altre. No, Matteo, ma non è solo la data, su, dai. Quello che voglio dire, Daniele, allora, se Stefano Mella era sulla scena del crimine, non capisco perché questo assassino è stato in auge per 17 anni, perché non l'hanno arrestato? Perché non è stato risolto nell'82? Doveva essere risolto già nell'82 questo delitto, questa serie di delitti. Se Stefano Mele era veramente lì e ha visto qualcosa. Invece no, risultati non ne abbiamo avuti. Per quanto riguarda invece Lotti, non posso parlare in questi termini perché c'è stata una condanna, quindi devo stare zitto. Purtroppo queste sentenze sono molto forti, sono veramente dei macigni, che devo dire? Sono stati condannati, devo accettare le sentenze per quelle che sono, ma come studioso non le accetto, come cittadino sono costretto ad accettarle, ma come studioso... Però puoi, Valerio, prendere anche una terza via, cioè quella di criticarle analiticamente, cioè ad esempio spiegare perché tutto quell'apporto dichiarativo di Lotti e di Pucci, attenzione, i due soggetti, questo è veramente è un fatto veramente più unico che raro, debbano essere a tuo giudizio svalutati, a te o a vostro, mi riferisco anche a Matteo. Però mi sembra, scusami Daniele, che per risolvere per risolvere i delitti del mostro di Firenze, i delitti intento li divido, il 68, poi ci abbiamo questi tre ignoti e poi ci abbiamo il gruppo dei quattro, ecco. Per risolvere il 68 ho avuto bisogno di un reconfesso. Per risolvere, che ha un quoziente intellettivo basso, per risolvere i quattro delitti gli ultimi quattro delitti, anche lì mi sembra che abbiamo usato la stessa strategia. Abbiamo preso un reconfesso con un quoziente intellettivo molto basso e abbiamo risolto. I tre delitti rimasti ignoti, perché non abbiamo trovato un reo confesso alla Mele o alla Lotte, se no l'avremmo risolto, però non l'abbiamo trovato. Cioè, è possibile che io per risolvere un caso ho bisogno di delle confessioni? Ma io c'ho arbitri del delitto, c'ho gli spostamenti, c'ho le scissioni, in punto di metodo, però consentimi di invertirlo, dato che diciamo si discute la verità giudiziaria, no? Perché la verità giudiziaria alla fine, che ci piaccia o no, a me non piace tantissimo ad esempio, però è questa. Allora, se uno discute la verità giudiziaria, dovrebbe tentare secondo me di demolirla con argomenti di carattere storico, mentre quello che si vede spesso è chiaramente sottolineare le incongruenze che ci sarebbero nella ricostruzione di ben 12 o 13 anni dopo di Lotti e di Pucci sulla vicenda di Scopeti e in parte quella di Vicchio, oppure da parte dei fautori delle sentenze a intercettare i cosiddetti riscontri oggettivi esterni al loro apporto dichiarativo. Ma secondo me il lavoro non si esaurisce qui,
e si esaurisce invece nel tentativo di spiegare, ad esempio, ma come può mai essere che due persone come Lotte e Pucci si abbandonino, uno a una chiamata in correità disperata, Lotti, e l'altro addirittura a un apporto dichiarativo come quello, non avendo nessun interesse nella vicenda. Come si può spiegare una cosa così anomala? Questo richiede da un punto di vista storico una spiegazione. Cioè, noi non allora, se no, io dovrei invertire la frase e dire: ma di che cosa c'è bisogno per raggiungere la verità giudiziaria? Infatti, mi pare, ora correggetemi se sbaglio su questo, così come Mele non ha avuto, quando faceva le sue confessioni, un avvocato difensore, mi pare che neanche Lotti ce l'avesse. No. Io so che era in una località segreta, il suo avvocato non sapeva dov'era, ha rinunciato al mandato, o mi sbaglio? No. Quando poi è diventato persona, da persona informata dei fatti, in indagato, ha cominciato ovviamente a godere delle garanzie tipiche di quella posizione. Perché lui, ancor prima che chiamante in correità, nel 1996 finale, diventa indagato. Però, voglio dire, le confessioni che Lotti fa, all'inizio dico, sono fatte in presenza di un avvocato difensore? Io non mi sembra. No, d'accordo, le prime no, perché lui lì... Aspetta, il primo ciclo dichiarativo, quello in cui lui fa le prime ammissioni, quelle diciamo del dicembre del 96, quello è un ciclo in cui lui, essendo ancora persona informata dei fatti, non ha le garanzie dell'imputato o dell'indagato. Ma poi la situazione cambia rapidamente. Addirittura però lui, no, sulla base di quelle dichiarazioni, passò da persona informata dei fatti a indagato. Sì, ma poi l'apporto dichiarativo più rilevante dell'Otti è quello che sia prima in incidente probatorio e poi in dibattimento, in cui, per non parlare della posizione di Pucci, peraltro. Cioè, questo bisogna farsene carico, insomma, lo so, però, che è complesso, però bisogna, ci sono solo due dichiarazioni, però, se guardiamo bene, che non sono suffragate da elementi oggettivi. Matteo, scusa, allora torno alla domanda di fondo. Sì. E allora cosa dobbiamo dimostrare? E allora cosa serve per dimostrare? No, qui purtroppo ci sono state delle sentenze che a mio avviso... Lo so, però Matteo non si non, può... Non dimentichiamoci anche un altro fatto, che anche la stessa magistratura, intesa come sistema nel complesso, non era poi così convinta della colpevolezza dei compagni di merende. Quando ci fu il processo d'appello, se non sbaglio nel maggio 99... il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, che se non sbaglio era il dottor Propato, chiese l'assoluzione di Vanni e la condanna per calunnia di Lotti. Sì, Matteo, ma non però, si è... Poi non si... la Corte d'Assise d'Appello... Lo so. Però anche lì, nell'accusa, l'accusa in Corte d'Appello, in pratica non era convinta, insomma. Cioè, va bene, Matteo, tu su questa cosa non puoi fare nulla, perché devi convivere col fatto che c'è un giudicato penale. Sì, ma sono d'accordo che purtroppo... Allora non possiamo, bisogna farsene carico, capito qual è il problema? Non è che dico sentenze, allora verità trovata. Però andiamo a analizzarlo con tanto di motivazione, vediamo che ci sono molti elementi che non si basano su... Ma tu non puoi criticarlo con elementi di logica interna al giudizio, capito Matteo? Perché altrimenti finisci per dire che l'opinione esterna al processo è più forte di quella interna. Però se mi prendi per buono delle dichiarazioni dove si dice che la luna... Ma io non le prendo per... Matteo, la puntata cioè quelle dichiarazioni, io, cioè il testimone che rilascia quelle dichiarazioni, lo prendi per buono? No, Matteo, io sto facendo... Si dimostrano oggettivamente errate, ma non è così, no? Perché se si fossero rivelate oggettivamente errate, come tu dici, sarebbero stati assolti. E non basta andare così. Solo a vedere il calendario lunare dell'85. Ma non è così che funziona il processo, purtroppo o per fortuna, certo, a seconda dei casi. Purtroppo, quindi, per dirlo alla Luhmann.
esiste l'autoreferenzialità dei sistemi sociali, ma non c'è bisogno, ma non c'è bisogno di fare una critica delle istituzioni o di scomodare Luhmann. Il problema grande qui è che è un altro, è che purtroppo, secondo me, una critica interna alle sentenze, quelle a carico dei compagni di merende, cioè Corte d'Assise d'Appello e Corte Suprema di Cassazione, è oggettivamente impossibile. Devi invece svolgere una serrata critica esterna. Questa sicuramente si può fare e merita il massimo del rispetto. Però per fare una critica esterna uno si deve innanzitutto accostumare a criticare il perché storico Lotti riesce ad abbandonarsi a quell'apporto dichiarativo e a quella chiamata in correità, che è una chiamata in correità onestamente impensabile. Non si trova un precedente di questo tipo, perché per dire, per parlare di quella di Sofri e Pietro Stefani e Bonpressi, per chiarirci, quella per esempio è una chiamata di correo, in realtà una sorta di dichiarazione accusatoria, che però si spiega benissimo da un punto di vista della teoria degli innocentisti, perché rientra in un quadro d'epoca, in un quadro di ambiente, in un quadro di rapporti, in una ricostruzione storica chiara. Ma non si può far rientrare Pucci-Lotti in questo stesso schema, cioè il chiamato in correità casuale. La casa famiglia dove risiedeva Lotti, non dimentichiamoci che aveva chiuso per mancanza di fondi. Ma Matteo, questa linea della convenienza è improponibile. Scusate ragazzi, abbiamo una chiamata in linea da un pezzetto, sì. Perciò vi interrompo. Scusate, ho esagerato io. È Simone, pronto? Sì, eccomi qua, mi sentite bene? Sì, perfettamente. Buonasera. Ciao Simone, buonasera. Buonasera, e grazie ovviamente sempre per le vostre bellissime trasmissioni. Stavo ascoltando prima il dottor Scrivo che parlava del fatto che il colpevole non rischia, diciamo così, chiaramente rischia, ma appunto metteva l'accento sul fatto che rispetto magari a Ted Bundy, che era uno molto più, probabilmente più impulsivo o comunque più sfrontato, ecco, rispetto a lui il mostro di Firenze è uno che non rischia. No, rischia meno, adesso no, certo che rischia, nel momento in cui esce, uccide, rischia. Sì, sì, chiaramente stavo un po' estremizzando. Ma facevo un paragone, un paradosso, per dire, certo, rischia. Sì, scusami. Sì, no, è chiaro. Mi chiedevo una cosa ultimamente, perché diciamo che è famoso per essere l'assassino delle coppiette. E collegandomi al fatto che effettivamente rischia meno di altri, o rischiano meno di altri per chi pensa che possano essere più di uno, mi chiedevo, ma l'obiettivo era veramente la coppietta o l'obiettivo era la donna, ma nelle condizioni in cui lui voleva agire poteva trovare solo donne accompagnate? Me lo sono chiesto io questa cosa qui. Cioè, se lui voleva solo le donne, perché non ha colpito all'interno delle case, tipo alla Ted Bundy? Sì, è una domanda che mi sono posto. Oppure un delitto più classico, uccidere le prostitute, che teoricamente, esatto, potrebbero essere anche più semplici. Ma le autostoppiste anche. Sì, però probabilmente se, ma questo ovviamente ipotizzo tutto quanto, sto solo ovviamente così per parlare, se lui avesse voluto colpire non in città perché c'è troppa gente, quindi fuori dalla città, magari di notte o comunque la sera perché c'è meno gente in giro ed è più buio, a quel punto, incrociando le due situazioni, ovvero essere protetto dal buio e dalla scarsità di persone e colpire non nei centri abitati, o perlomeno non nei grossi centri abitati, a quel punto donne sole sono pochine, perché anche le prostitute probabilmente non sarebbero state proprio da sole, magari c'erano macchine di avventori che passavano, e quindi probabilmente rimanevano solo le coppiette, se non voleva rischiare a entrare in un appartamento, appunto. Era un dubbio che... perché penso che lui uccidesse le coppie? Perché la sua fantasia era legata alle coppie, perché io credo che lui sia nato guardone, è stato un guardone fin da bambino, da adolescente ha continuato a fare il guardone, e su queste, diciamo... su questo suo vissuto lui è diventato un serial killer delle coppiette, perché a lui piacciono le coppie, a lui le prostitute
Ah, facevo un esempio, ora che mi ci fai pensare. Ted Bundy, che pure uccideva ragazze giovani, non ha mai ucciso una prostituta. Eppure, cosa c'è di più facile per lui che uccidere le prostitute? No, lui cosa fa? Ritornando un attimo a Ted Bundy. Lui quando va sul lago e prende due ragazze nel giro di due ore, addirittura dice di chiamarsi Ted. Lui dice, non uso un nome falso, uso il proprio nome. Quindi è uno proprio che ha deciso di rischiare. Perché rischia? Perché evidentemente anche il rischio lo eccita. Se no, perché non dire mi chiamo Frank, mi chiamo Jesse? Ed è stato un errore quello che ha fatto, perché quando hanno fatto l'identikit, l'identikit c'è scritto, qualcuno conosce Ted, questo identikit vi ricorda Ted? E la ragazza ha visto l'identikit, l'identikit del suo ragazzo che si chiamava Ted. Voglio dire, il rischio può darsi che loro lo calcolano, ma allo stesso tempo lo eccita. Io credo che Mossi Firenze fosse eccitato dal rischio. Ok, quindi sì, diciamo che aveva sviluppato la sua mania, la sua ossessione, anche in base alle esperienze giovanili magari di Guardone. Quindi sì, per me sì. Quindi probabilmente anche nel 68 si trovava lì per spiare, o comunque era già stato lì per spiare. Non lo so, sai perché? Quello che manca nelle indagini, purtroppo, noi abbiamo la storia delle vittime, conosciamo la biografia delle vittime, ma non conosciamo i luoghi, non sappiamo se erano luoghi frequentati. Non c'è scritto da nessuna parte che quella piazzola del 68 era una piazzola frequentata, però se loro ci sono andati, forse è possibile che abbiano improvvisato. Non è che magari Antonio Lo Bianco conosceva già la piazzola, o se non Lo Bianco, magari la donna. Quando questi due escono e vanno al cinema, io penso che avrebbero già pensato ad andare da qualche parte, ad appartarsi. Ma quello è un luogo di coppiette? Io non lo so. Non so se nelle carte del 68 c'è scritto. Se non c'è scritto è perché non l'hanno chiesto. Invece dovevano chiederlo. Ma siccome l'indagine è andata subito su Stefano Mele, allora non gli è importato assolutamente nulla di questo. Però per noi oggi è importante, perché questo è un assassino di coppiette. Nel 74 lo sappiamo che quello era un luogo di coppiette, ce lo dice Pietro Landi che ha visto più volte delle macchine appartate in quella piazzola. Ma ce lo dice Pietro Landi, perché lo dice, mi sembra a domanda, se non lo dice proprio di sua spontanea volontà. E sappiamo che anche tutte le altre piazzole erano frequentate da coppiette, tranne quella dell'82, che non sembra fosse una piazzola di coppiette. Ma del 68 non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché è stata la prima coppia uccisa, ma se fosse stata la terza, sicuramente avrebbero chiesto del territorio, avrebbero fatto una domanda, si sarebbero fatto loro delle domande sul territorio. Io credo che fosse una piazzola frequentata, ma la mano sul fuoco non ce la posso mettere. Sul 1968 io provai a chiedere a Signa in centro, un giorno che mi sono recato, persone di una certa età che potevano avere un'età compatibile con quella di giovani che all'epoca potevano, insomma, trovare momenti di intimità. Mi è stato detto un po' da tutti che le piazzole che venivano frequentate erano più verso il cimitero, più verso la collina, non per andare poi dove era la piazzola del delitto. Quindi si fermavano prima, arrivavano fino al cimitero. Ci sono alcuni tratti sterrati dove si può darsi Matteo. Su quella piazzola specifica nessuno mi ha detto che era frequentata dalle coppiette, quindi l'unica possibilità è magari che quella sera magari le piazzole precedenti erano già occupate e magari la coppia è andata più avanti, l'unica ipotesi, oppure appunto che magari quando uscivano Barbara Loci o Antonio Lo Bianco magari si erano fermati lì per conto loro, senza che magari questa piazzola fosse frequentata da altre coppie della zona, ecco.
questa è decisamente più probabile. Questa seconda ipotesi credo che sia statisticamente la più probabile da qualunque punto di vista. Hanno avuto una bella sfortuna allora. Ma tanto senti, come hai detto che ti chiami, scusami, Simone? Simone, sì. Sì, hanno avuto sfortuna, hai ragione. Ma tutte le coppie che sono state uccise hanno avuto sfortuna. E hanno avuto fortuna le coppie che magari erano lì vicino e non sono state uccise. L'esempio mi viene da Baccaiano in questo caso. Il mostro uccide su Virginia Nuova, ma l'altra coppia che era appartata e che ha sentito gli spari, beh, poteva essere quella la coppia, potevano essere loro le vittime. Beh, ricordiamo, sai, scusa Valerio, a Vicchio la piazzola viene lasciata libera da una coppia di amici che si era appartata lì qualche attimo prima, esce dalla piazzola e la lascia a Rontini Stefanacci, no? Poi quella coppia dichiarerà, ma se il mostro decideva di uccidere 5-10 minuti prima eravamo noi, no? Esatto, quindi a volte sì. Pochi oppure, altri oppure possono decidere. Magari, sì, esatto, sì. Sì, sono... A proposito, chiedo scusa, nel 74 era una piazzola frequentata, quindi quella? Sì, Pietro Lanti sì. Ci dice di sì. Quindi, sì, ma poi era frequentata anche dai guardoni, questo lo sappiamo per certo, uno molesto viene anche segnalato da una coppia che si appartava in quella piazzola. Sì, sì, questo è pacifico. Questo è certo, sì, poi quella è la sera dell'apertura stagionale del Teen Club e quindi abbiamo l'apertura della discoteca frequentata da giovani e quella zona lì che è un pochino distante, fai un chilometro o due, era un'area di campi, oggi è una zona industriale, no? E è pacifico che fosse frequentata da coppie e da guardoni, no? Come nello stato, sai cosa mi chiedo io? Sai cosa mi chiedo? Tra il 68 e il 74 ci sono solo 6 anni di differenza, però sono 6 anni che possono fare la differenza. Nel senso, quante persone si appartavano nel 68 e che tipologie di persone si appartavano nel 68? Cioè, quante coppie avrebbe mai trovato il mostro di Firenze? Io credo che fra il 68 e il 74, nonostante siano solo 6 anni, in realtà c'è un abisso. Io credo che sociologico, vuoi dire un abisso vero? Sociologico. Sì, e poi soprattutto, sì. Scusa Valerio, a Signa siamo di mercoledì. E siamo in un orario anche molto tardo, no? E in pieno agosto anche. Sì, però se tu vai mercoledì a Signa, 21 agosto, dopo la mezzanotte. È vero che quell'agosto fu particolarmente piovoso e abbastanza fresco, magari qualcuno poteva essere rientrato prima, però insomma il periodo diciamo è... Cosa che non sappiamo, ma che possiamo ipotizzare, a meno che uno non creda che volesse davvero uccidere Barbara Locci, allora a quel punto non c'è discussione, perché Barbara Locci è andata là e lui è andato là. Però se invece questo lo escludiamo, beh, nessuno, non sappiamo se lui c'è stato il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì, il martedì, si è fatti i suoi giri, non è riuscito a trovare nulla, o se ha trovato qualcosa non ha potuto colpire per svariati motivi, e poi l'occasione l'ha trovata con la Locci. Sono tutti ragionamenti effettivamente con tante interpretazioni, ognuna valida. Purtroppo sì, è il problema di non conoscere il colpevole. Sì, comunque se prendiamo per la teoria del serial killer unico, mai entrato nelle indagini, sì. Sì, invece forse... Anche qui però uno sempre metodologicamente si deve far carico, questo con Valerio ne abbiamo a lungo parlato anche in altre trasmissioni, di spiegare perché sembra che il Mele obiettivamente abbia costruito qualcosa per quella notte. Cioè la sensazione è che ci siano degli elementi di premeditazione nella condotta del Mele prima del delitto e successiva al delitto stesso. Quindi questo farebbe pensare
ad un qualche tipo di piano, pur rudimentale, pur schematico, pur banale che fosse, che in qualche modo il Mele lo finiva per coinvolgere. Chissà se ci sono piedi che lui stesso fingeva di star poco bene al lavoro. Per esempio, no? Una strana coincidenza, cioè che lui si dà ammalato al lavoro il giorno prima. Sì, oppure... non ultima, Daniele, c'è tutta la questione del bambino, no? Tocchiamo, certo, sì, sì. No, io quella sorvolo su quella perché abbiamo speso notti e notti. Sì, abbiamo speso sull'accompagnamento, il sentiero, eccetera, i calzini, non volevo annoiare con questo. Però certamente bisogna farsi carico di capire come mai il Mele intorno a sé costruisce uno schema embrionale di piano, e perfino si notano in controluce perfino dei brandelli di alibi, no? Di un alibi programmato che poi crolla subito. Quindi a me questo, per esempio, ha sempre lasciato molto perplesso per pensare a un terzo altro che interviene completamente estraneo al gruppo dei Sardi nel delitto del 68. Però capisco. Beh, allora, scusa, ci sono tesi opposte. Qui ci sono due elementi da sottolineare, no? Il fatto che ci siano tantissime coincidenze, no? Per cui alla fine tu dici, sì, c'è un rudimentale alibi che sembra un po' raffazzonato, però che lui si è costruito prima in qualche modo, c'è tutta una serie di elementi che lui sembra conoscere del luogo, della scena del crimine, quindi i famosi 8 colpi, la scarpa dello bianco, la freccia accesa, l'accompagnamento del bambino, cioè tutta una serie di coincidenze che messe insieme, no? I sostenitori della pista sarda dicono sostanzialmente è impossibile che tutti si verificano nello stesso momento, nello stesso luogo, nella stessa scena del crimine, no? Dall'altra parte, se noi invece guardiamo cronologicamente come si sviluppano le dichiarazioni del Mele, non si può fare a meno di sottolineare che non ce ne sia mai una spontanea, no? Di sua iniziativa, ma sono sempre delle dichiarazioni che vanno di pari passo con quello che lui viene a sapere dagli inquirenti, con quello che gli inquirenti gli mettono sotto il tavolo. Cioè, che cosa succede? Che la prima cosa che gli dicono è che abbiamo saputo che Francesco Vinci, dai vicini, ce lo dicono, è un frequentatore di casa sua, no? Praticamente. E lui dice, sì, io infatti lo so che mia moglie ha numerosi amanti, più sospetto potrebbe essere Francesco Vinci. Poi accusa Salvatore Vinci. Poi quando Salvatore Vinci presenta l'alibi, no, c'è la famosa, gli dicono, ma guarda che Salvatore Vinci ha un alibi, facciamo anche un confronto, lui vira su Francesco Vinci, no? Poi a quel punto Lorenzo, ma se posso farti una domanda, gli danno questo cosa, il risultato del questo cosa ti porta a dire? No, mi importa dire che effettivamente se tu guardi da quando vanno a prendere Stefano Mele, prime dichiarazioni che fai, tutte quelle che si susseguono, no? Sono tutte dichiarazioni che effettivamente lui fa non spontaneamente, no? Non ne crea mai una sua, ma sono tutte in conseguenza di cose che gli inquirenti gli mettono sul tavolo, cioè a un certo punto quando sì, Francesco, però, Lorenzo, certo, dicono certo, guarda che Francesco Vinci gli abbiamo fatto il nitrato, è negativo, però ci abbiamo positivo Cutrona, allora sarà Cutrona, no? Capito? Ma certo, ma infatti Lorenzo, però questo può essere capovolto con l'altra grande domanda, questa è molto meno frequente, ed è questa, c'è qualcosa che lui non dice mai? E la risposta è positiva, c'è qualcosa che lui non dice mai? E qui noi, noi qui dobbiamo passare alla tesi delle botte, no? Perché cioè, qui non tornano i conti, perché lui, diciamo subito dopo le prime 16 ore, a quel momento non fletterà mai più sul fatto di essere stato sul luogo del delitto, e attenzione, non lo farà più neanche durante il processo. Sì, però c'è un momento del processo in cui lo fa, poi viene consigliato dagli avvocati difensori di non farlo, perché ormai è chiaro che è un problema di linea difensiva, ormai lui è arrivato a dibattimento dopo innumerevoli chiamate in correità, ma non tenta mai, no, di dichiararsi estraneo. Adesso voi dovete fare i conti con questo dato di psicologia individuale che è fondamentale,
perché qui siamo oltre la posizione dell'Otti, e dovete tenere presente un dato di logica che Caponnetto per esempio aveva ben chiaro, è che lui ha un grosso problema di ordine generale, che c'è il bambino, cioè lui deve comunque fare i conti con gli apporti dichiarativi del figlio, che lui a tratti conosce, a tratti non conosce, a tratti contribuisce a manipolare, a tratti sa che verranno manipolati da terzi. Quindi lui, per quanto non sia chiaramente uno scienziato, né tantomeno uno studioso di teoria processuale, però lui si trova fin dall'inizio in una condizione molto strana, che non si può ridurre alla banale logica, gli hanno fatto suonare un po' di elenchi in faccia, per cui lui ha finito per ammettere un delitto che tutto sommato a livello d'ambiente gli era anche logico attribuirsi. Cioè le cose non sono così semplici, la posizione del Mele è tragicamente complessa, e lui ci fa i conti con i mezzi che ha, e secondo me con un mezzo tra gli altri, cioè il fatto che lui partiva con un elemento di premeditazione precostituito, con l'idea di dover dire una storia, rafforzare una storia. Poi ovviamente i piani vanno tragicamente in un altro modo per lui, ma lui non dubita mai che deve recitare un ruolo che è nella partita, che è poi il ruolo che voi stessi rifiutate, no? Giustamente, anch'io lo rifiuto, perché non è stato sicuramente lui a sparare, questo dopo quasi mezzo secolo penso che lo sappiamo, no? È l'unico punto su cui forse possiamo essere tutti d'accordo, indipendentemente da quello che si crede. La sentenza no, qui ha ragione Matteo, Sì, guarda, io credo che sappiamo tutti che il delitto di Signa è un delitto omicidiale, no? Il killer, quattro colpi all'uomo, quattro alla donna, in rapidissima successione. Ma non è lui lo sparatore, questo è chiaro. Oh, non però, è lui, insomma, Lee Harvey Oswald, questo lo sappiamo. Sì, ecco, credere che Mele abbia affrontato così velocemente sistematicamente una coppia. Boh. Grazie Simone. Vi saluto, grazie a voi per l'opportunità. Grazie. Ciao Simone, grazie. Poi Lorenzo, siamo arrivati in chiusura. Allora, quanto tempo abbiamo, Daniele, ancora? 5-6 minuti. Oh, in 5-6 minuti, no? Allora, volevo fare anche una riflessione, no? Perché Daniele diceva giustamente una cosa che è questa. Allora, perché... No, sostenitori della teoria del serial killer, ma entrato nelle indagini, tendono soprattutto a screditare e la pista dei compagni di merende, la pista del la pista sarda, no? Allora io volevo dire, ma è chiaro che nel momento in cui tu vai a escludere sia i compagni di merende sia la pista sarda, automaticamente si rafforza la teoria del serial killer unico, o no, Valerio? È comunque una teoria che si basa anche su una sua logica, ma anche su una esclusione, no? Di quelli che sono stati poi anche processati, ma anche di quelli che sono stati nel tempo sospettati, no? Parlo di merende e pista sarda. Cioè, sì, vuoi dire una tesi per esclusione, volevi dire... Sì, è logico che nel momento in cui tu escludi la pista sarda sin dal 68, escludi la colpevolezza dei compagni di merende, escludi la pista perugina, Daniele, cosa rimane? Rimane solo uno che non è mai entrato nelle indagini. È quello che ti dicevo all'inizio io, che magari c'è chi abbraccia questa teoria per questo motivo. Io non l'ho fatto per questo motivo. Io, perché studiando i casi di serial killer, soprattutto quelli americani, trovi molte analogie poi col mostro di Firenze. Lo stesso Jack lo Squartatore per me è un mostro, è un assassino molto, molto, molto simile al mostro di Firenze. Per me avevano la stessa psicopatologia. E quindi questo mi fa escludere un gruppo. Ripeto, per tanti motivi, per quello che ho detto prima, cioè i gruppi in genere fanno casino, i gruppi prima o poi qualcuno parla, in questo caso avrebbe parlato Lotti, in effetti. E infatti. Però vengono catturati in corso d'opera, cioè mentre ancora sono in attività, questo sarebbe un caso invece diverso, però tutto può essere, non è che tutto ciò che è letteratura deve essere per forza così, ci possono essere delle eccezioni che poi diventano a loro volta letteratura. Volevo un attimo solo raccontare una piccola storia,
per quanto riguarda i serial killer che rischiano, io non so se conoscete un certo Maurizio Giuliano, questo era un serial killer di Roma. Pensate che ad agosto, stiamo parlando dell'84, quindi c'era stato il delitto del mostro di Firenze a Vicchio, e a luglio, e questo una settimana dopo colpisce anche questo serial killer. Si trova in macchina con la moglie e il cognato, si ferma per comprare delle sigarette, vede una signora affacciata a una finestra, questa signora per il caldo era un po' discinta, che cosa fa questo? Invece di andare in tabaccheria, sale, bussa alla signora, la signora apre, come apre l'ammazza e non lo prende, e poi ritorna tranquillamente in macchina. Quindi questo è uno che ha rischiato moltissimo, perché la signora poteva urlare, poteva, probabilmente aveva una sua tecnica. A noi sembra che abbia rischiato, ma forse per la sua tecnica lui non ha rischiato, però ha rischiato perché poteva esserci qualcun altro in casa, lo ha fatto, però lo ha fatto. Io credo che il mostro di Firenze non avrebbe, forse non avrebbe mai fatto una cosa del genere, però poi ci pensi che no, l'ha fatto anche lui, nell'82 è quello che ha fatto, lui nell'82 fa la stessa cosa che fa questo Mario Giuliano, vede una coppia che non è nel luogo ideale per lui, perché si trova su una strada frequentata, perché non sa dove mettere la macchina, secondo me lui si è allontanato troppo, ecco perché quando torna questi hanno già finito, e quindi non li sorprende, non sono stati sorpresi questi, perché lui arriva in ritardo, non è nel suo come dire, nella sua posizione ideale, infatti non lo farà più questo errore, ritornerà di nuovo nelle stradine di campagna, non colpirà più sui rettifili, anche se c'ha solo 3 omicidi, magari ne avrebbe compiuti anche altri, però questo errore non lo compie più, e secondo me non compie neanche più l'errore di trovarsi lontanissimo da un casello autostradale, perché qui siamo lontanissimi da un casello autostradale, a Vicchio siamo ancora più lontani per la verità, ma secondo me a Vicchio lui ci abitava, quindi era vicino a casa sua, e il rischio da una parte era maggiore, ma dall'altro no. Però sono 5 minuti, non voglio. Ma un'ultima osservazione, Valerio, questa è una domanda che ti volevo fare. No, allora parliamo di due teorie distinte. No? Io spesso ho definito il rosso e il nero, pista sarda e serial killer, ma è entrato nelle indagini, quindi rosso e nero perché? Perché a Signa, se tu prendi una direzione, poi sostanzialmente rimani su quella fino all'85, no? Abbiamo detto più volte. Sì. Invece molte volte qualcuno ha cercato di elaborare delle teorie ibride, tra virgolette, diciamo così, cioè l'esistenza di un serial killer mai entrato nelle indagini che in qualche modo potesse avere un legame con i sardi nel 68, o come un killer assoldato, o come un killer che ha partecipato a quel delitto ma mai identificato, come un killer che può aver sottratto la pistola in qualche modo. Tu che cosa ne pensi di questo tentativo di poter mettere insieme le due cose? Penso che siano sempre tentativi sbagliati. Sono sbagliati perché si tenta di armonizzare, anzi sono i tentativi peggiori secondo me, quando tenti di armonizzare più teorie. E purtroppo l'ho visto fare tante volte, anche da criminologi. Sì, a volte sembra che si voglia prendere... Si voglia prendere due piccioni con una fava, ma non due, tre o anche tre, o anche tre. Sì, anche tre, cioè mi tengo il 68 sardo, no? Perché mi convince di più, poi mi tengo il 74, 81 da singolo, poi magari alla fine ci metto Pacciani, compagni di merende, no? Io ho visto fare anche questo. Sì, e ci metti anche il mandante magari poi. Sì, sì, magari Daniele qui. No, per carità, no, io ho un'idea molto diversa, molto pragmatica anche. Però anch'io vorrei chiudere con una storia rubando 40 secondi. Io ho sempre pensato, anche meno, io ho sempre pensato che ci sia qualcosa che non è mai stato detto, che secondo me è questo. I delitti che vanno dall'81 all'85 mi danno tutta la sensazione di essere dei delitti che corrispondono ad una ricorrenza, cioè a un ritrovarsi insieme o all'arrivo di qualcuno che viene solo a momenti periodici. La chiudo qua. Allora, un'ultima domanda a Matteo, no? Dato che siamo in tema di Spagna. Io voglio sapere se prima o poi
va in Spagna, in quel paesino, no, che si diceva, adesso non mi ricordo il nome, Alcossea? Sì, che poi è un paesino di... Ma io su questo tema sinceramente ritengo Salvatore Vinci innocente. Se mai dovessi andarci e dovessi provare a parlare con lui, mi piacerebbe più che altro, insomma, chiedergli cosa può avere provato a essere stato accostato a questa vicenda da persona estranea. Questo, ecco, mi piacerebbe sapere. Sì. Se davvero, è chiaro che la mia era cioè, una se la, diciamo, questa decisione di allontanarsi dall'Italia è stata presa perché probabilmente non sopportava più il peso delle indagini che lo riguardavano in questa vicenda in cui era estraneo. Beh, sicuramente, guarda, penso che incontrare Salvatore Vinci sarebbe comunque molto interessante, ma se non altro anche per me, Lorenzo, per una questione di curiosità. Primo, perché ne abbiamo parlato talmente tante volte che alla fine personaggio quasi leggendario, no? Passatemi il termine, tra virgolette. Poi perché su di lui non abbiamo assolutamente nulla, non abbiamo un'intervista, un audio, un video, quindi molte volte abbiamo cercato anche di analizzarlo psicologicamente questo personaggio, però rimane comunque un rebus, no? Anche sentire come parla, che tono di voce ha, no? E sarebbe sicuramente interessante, però io realisticamente credo che anche incontrarlo non cambierebbe nulla per la vicenda del mostro di Firenze. Cioè, chi lo ritiene implicato probabilmente rimarrà nella sua posizione, gli altri credo che farebbero lo stesso. Però sicuramente invece potrebbe cambiare anche le carte in tavola sulle posizioni dei mostrologi. Ah, sì, un eventuale colloquio con lui, magari che è convinto che possa centrare in qualche modo con questa vicenda, potrebbe poi riconsiderarlo come persona innocente, o viceversa, magari qualcuno che lo ritiene completamente estraneo potrebbe farsi venire qualche sospetto, ecco. Sì, certo. Sì, è chiaro che poi entrerebbero in campo tutta una serie di valutazioni soggettive, di impressioni, sai, quando una persona la vedi dal vivo, la senti parlare, magari ti può dare anche delle spiegazioni, no? Magari puoi ricavare, possono venire fuori anche delle valutazioni che magari non avevi prima, solamente leggendo i verbali, tra filetti, le poche interviste che abbiamo di lui. Però diciamo che adesso con le frontiere aperte, siamo quasi alla fine del Covid, insomma, si apre la possibilità di magari di andare a fare questo viaggio in Spagna, chissà. Mi sa che Salvatore Vinci cambia di nuovo. Sì, no, che perché poi fine... tanto di anche a me piacerebbe incontrarlo Vinci, eh. Io gli chiederei dell'alibi del 68. Me lo farei spiegare se fosse disposto a parlare, ovviamente. Non solo quello del 68, anche degli altri alibi, ma soprattutto quello del 68. Gli chiederei, ma è vero che mercoledì era chiuso e tu hai detto che sei andato a giocare a biliardo? Ma era, perché si dice questo, no? Che quel locale era chiuso, era il giorno di chiusura. Non penso, perché se fosse una cosa del genere... Boh. Comunque, io gli chiederei degli alibi. E gli chiederei anche... se a febbraio di quell'anno, quando ci fu l'incidente di Stefano Mele, se lui ha dormito con la Locci da solo, nonostante ci fosse il fratello gelosissimo, come ha fatto a sviare il fratello? Beh, comunque è un personaggio che potrebbe dare risposte a molti interrogativi che ci poniamo da molti molti anni, e chissà se magari un giorno... Sussigna, certamente. Sussigna. E gli chiederei anche se secondo lui chi è il mostro di Firenze, se si è fatto l'opinione lui. Sì, questo poi è la domanda che tutti vorremmo fargli, e chissà se magari qualcuno avrà l'occasione di farlo, no? Sempre che sia vivo comunque... sembra che le ultime informazioni siano
positive in questo senso, no, Valerio? Poi il paesino sì, sì, sì. Che è stato citato, guarda, lo guardavo oggi su Google Map, no? Ti dico la verità, e credo che non ci sia neanche un palazzo con più di 3 piani, è proprio un paesino, saranno 300-400 case, veramente piccolo, quindi... Scusa, quindi... Lorenzo, ma Villa Cidro com'è? È un paese piccolo come questo qui? No, questo è ancora più piccolo, credo. Ma anche Villa Cidro, no? Anche Villa Cidro, anche Villa Cidro, però Villa Cidro è già un paesino. Questo è proprio, sembra essere... Una frazione, dici. Una frazione, cioè... credo che dire, una località rurale, che... ecco, più precisamente. Sì, una località rurale credo che sia tutto intorno a un raggio di 3-4 chilometri. Appena smettiamo vado a vedere anch'io. Oh, ragazzi, abbiamo una chiamata in linea e poi chiudiamo, ok? Ah, benissimo. Prego Tommaso, pronto? Sì, ciao, sono Tommaso, un saluto a tutti. Visto che state parlando di Salvatore Vinci, mi riferisco a quello che ha detto il signor Giovanni qualche tempo fa in merito alla un possibile pensione di Salvatore Vinci. Io vi dico che non esiste un Salvatore Vinci nel circuito IMS. Ci tenevo anche tu, questa cosa. Tu hai controllato? Io hai controllato tu personalmente o lo sai da altre fonti? No, non l'ho controllato personalmente, ma ho delle fonti certe. Quindi comunque queste informazioni circolavano un po' tra i mostrologi, che sì, comunque non ci fosse una posizione IMSS aperta a nome Salvatore Vinci. Però bisogna vedere se c'è pregressa, se non c'è ora. No, addirittura sembra che lui non abbia mai fatto domanda per la pensione in Italia. Queste erano le voci che circolavano, però... Poi, non risulta un Salvatore Vinci all'interno del circuito. Ma possibile, scusami, mi sembra strano. Ma non esiste un omonimo in tutta Italia, allora, infatti, quello che sono questo è improbabile. Questo è improbabile. Perché è improbabile? Ma scusa, tu dici che non esiste nessun Salvatore Vinci o non esiste un Salvatore Vinci del 1935 nato a Villa Cidro? Non esiste quel Salvatore Vinci. Non esiste quel Salvatore Vinci, chiaramente. Ah, d'accordo. Però aspetta, non è che nel frattempo, come diceva Giovanni, è deceduto e quindi non c'è più. Ah, questo potrebbe essere. Non lo sappiamo. Potrebbe essere. Aspetta, però a quanto diceva Giovanni, a ottobre, mi sembra che abbia detto fino a settembre 2020. No, ha detto prima del 2020, però a settembre 2020 ha detto sì, forse hai ragione. Settembre 2020. Mi pare che abbia detto settembre-ottobre 2020. Che era in Italia, mi pare che abbia detto, no? Sì, lui ha detto che torna periodicamente in Italia e visita anche parenti, amici, cose così. L'ultima volta è stata ottobre del 2020, che coinciderebbe teoricamente però non può essere sparito nel nulla. Potrebbe aver cambiato generalità? Se sembra un cittadino italiano, questo non è sparito nel nulla. Beh, qui ci può aiutare Daniele. Beh, il cambio di generalità è estremamente difficile. Io non vi sento più. Lorenzo, sì, questo lo... Allora, Daniele, mi senti? No, non ti ho sentito, Lorenzo. Non ti abbiamo sentito, Lorenzo. Allora, volevo sapere se ancora in linea... Tommaso. Sì, sono qui. Non ci sento, però. Lorenzo non si capisce. Non si capisce, Lorenzo. Hai dei problemi sulla linea. No. Certo che però la cosa... Fai quasi impressione. Però, un po' al 9000 dell'orrore. La cosa buffa è che quando c'è qualche domanda... La serie al 9000 non ha mai capito. Lorenzo, non ti sentiamo. Vai a scatti.
Sembri uno slow motion. Ok, ora è proprio andato. Vabbè, ragazzi, però la cosa assurda è che quando c'è qualche domanda un po' così succede sempre qualcosa. Io, boh, vabbè, un boicottaggio. Però vedi, c'è sempre una ricerca. Ora Giovanni ci ha dato questa informazione e c'è già chi si è andato a prendere la, giustamente, ma la sai, curiosità, Valerio, di vedere. Ho una tesi su questo, perché io penso che alcuni di noi, specie i sardisti doc, si aspettano proprio da Salvatore Vinci una di quelle confessioni post mortem che tanti di noi hanno sempre pensato che il mostro un giorno avrebbe fatto. Tu, Daniele, nell'ipotesi che fosse un serial killer unico, in questi posti, secondo te confesserebbe mai uno così? Beh, probabilmente sì, perché dovrebbe essere una persona, io guardo al fatto della Monica, alla comunicazione in corrispondenza del delitto degli Scopeti, con questo gusto per la sciarada e per la comunicazione, per la comunicazione impistante, penso anche alla vicenda del cosiddetto fornaio Farini, penso al cittadino amico. Cioè, per me, se si trattasse di un singolo, avrebbe molto senso aspettarsi una confessione post mortem testamentaria, ad esempio, oppure un brandello di verità comprovante che riuscirebbe a lasciare, ormai sentendosi prossimo alla fine. Ecco perché un po' le mie antenne si erano attivate quando avevo visto quella vicenda di Gio Bevilacqua, no? Che a me non è mai parsa credibile in nulla, però mi intrigava molto l'idea di una sorta di confessione stragiudiziale fuori tempo massimo. Ah sì, sì, sì. Che pare che ci sia stata, secondo Amicone. Secondo Amicone, sì, adesso non voglio tornare su quella vicenda, certo, ma voglio dire che certamente molti di noi si attendono o sperano in qualcosa del genere. È ritornato Lorenzo, mi sa. Mi sentite? Ora sì, sì. Bene, forte e chiaro. No, sì, ora il nostro sì. Telefonista, sempre presente, non mi ricordo il nome. C'è, Tommaso. Tommaso. Sì, Tommaso. Ci sono. Ah, ti volevo fare questa domanda. No, tu quando hai detto... non esiste una posizione IMPS Salvatore Vinci, no? O quel Salvatore Vinci, ma sono informazioni relative a che periodo? Sono recenti o antecedenti? La settimana scorsa. 2020? No, no, la settimana scorsa, perché come hai ben detto tu, si diceva che non c'era nessuna posizione su Salvatore Vinci. Poi una volta che Giovanni è tornato alla carica con questa storia, che diceva che fino a settembre Salvatore Vinci percepiva una pensione INPS, mi è venuto nuovamente di riverificare questa cosa qua. Quindi è un'informazione... Addirittura le voci che arrivavano che non l'abbia neanche mai chiesta, perché teoricamente la poteva chiedere già dall'84, risulterebbe che non abbia mai neanche fatto domanda quel Salvatore Vinci. Però sono tutte informazioni che, capito, ci arrivano così e non è possibile verificarle in alcun modo. Cioè, questo è quello che sapevo io e che sapevamo tutti, no? Credo. Perché sì, comunque anche, erano informazioni... Chi diceva anche che era... Qualcuno diceva anche che lui percepiva la pensione a partire dall'84. Sì, beh, qualcuno diceva che lui poteva richiederla dall'84 ma non abbia mai fatto domanda. E un'altra informazione che era arrivata è che ci fosse un movimento INPS, l'ultimo di una cifra minima piccola del 2013, quindi insomma ne arrivano di diverse, e dove stia la verità, boh, non lo so, io francamente te la vendo come ce l'ho, come mi arriva. Io vi dico quello che ho potuto verificare. Lorenzo, questo... quando è nato Salvatore Vinci? Che giorno è nato? Salvatore Vinci è del 1935. 1-12-35. Sì, ma 35. Che giorno è nato? Primo dicembre. Il giorno a dicembre, credo fosse. Adesso il primo. Sono... Il primo dicembre. Quindi se vivo dovrebbe avere... No, dovrebbe... Se 85 anni e mezzo, sì. Beh, sei ancora arzillo e ben... Si è difeso dal Covid. Si è difeso. Allora, se fosse ancora vivo Salvatore Vinci, gli rivolgo l'appello di chiamare
il numero di Florence International Radio, una delle prossime trasmissioni, e magari insomma. E confessare? No. Sto scherzando, dai. Questo no, però sicuramente un appello che possiamo fare, forse se ancora un arzillo 85enne, magari c'è qualcuno che l'aiuta, e magari, che ne so, un caso su 10.000, però c'è il numero di telefono, c'è il gruppo di Facebook, c'è tutti i contatti, chissà se... però credo che sia difficile. Più facile forse andare a fare un viaggio in Spagna, chissà se magari c'è l'occasione. Il nostro candidato sembra Matteo, ecco, il nostro candidato sembra Matteo, alla trasferta a Spagna. Sì, lo volevo un po' istigare, no? Perché lo so che lui... sì. So che lui il problema è che terminerò già fatto il ciclo vaccinale il 22 agosto, ecco, purtroppo. Potevo prenotarmi soltanto oggi, prima dose 11 luglio, seconda dose 22 agosto, e tra l'altro a 130 km di distanza, se no dovevo aspettare ancora di più. Perché senza il vaccino non puoi andare in Spagna. Non credo. Ci vuole la carta verde vaccinale. Magari a settembre, con la stagione più clemente. Per il suo compleanno. Il si può fare. Sì, magari poi pensi se arrivi a Salvatore Vinci è morto ieri, no? E se arrivavi un mese prima. No. Ottimista, no, Lorenzo. Vabbè, facciamo anche... Mi auguro ancora una lunga vita, ecco. Che possa arrivare a 100 almeno. Ragazzi, siamo giunti alla fine. Okay. Salutiamo Benissimo, Tommaso. Allora, ragazzi, io ringrazio Daniele Bronzi e Radio Florence International per l'ospitalità, bellissima puntata. Daniele Piccione, che è stato il durissimo e preparatissimo avversario di Valerio Scrivo e Matteo Vinatieri, veramente filo da torcere per Valerio. Mi ha fatto quasi cambiare idea, Denis. Dai, la figura. Sì, ma veramente ci sono dei mostrologi talmente bravi e preparati, no? Che io tutte le volte che finisco la trasmissione... Ti viene un po' dei dubbi, vero? Sì, come no? Dopo che faccio la trasmissione con Scuffio sono sardista, Valerio, poi mi comincia una cosa, Daniele, cioè, alla fine andiamo in Spagna, così almeno no, facciamo un po' chiarezza, magari chissà salta fuori questa confessione che, no, che avrebbe un po' un qualcosa di stile americano, no? È vero, no? Sì. La famosa, sì. E poi salutiamo chiaramente Matteo Vinatieri. Buonanotte, Matteo. Continuerò a istigare ancora, perché se c'è qualcuno che può prendere l'aereo per la Spagna, è lui. Tutti chiacchierano, tutti dicono io farò, però alla fine Matteo è l'unico che veramente può andare, perché uno quando segue una pista veramente, no? Uno di quei cani da tartufo. Il mio caso è pista, diciamo, ovviamente dell'innocente, ecco, non è la pista che segue, per avere conferma appunto che l'innocenza, insomma, è reale. Sì, però sarebbe comunque uno scoop interessante. Vabbè, al di là di quello che si può credere o no sul personaggio di Salvatore Vinci. Benissimo, allora ragazzi, sono mezzanotte 23, io vi ringrazio tutti. Giovedì prossimo non so che cosa ha in mente Valerio, perché giovedì lui prossimo l'ideatore... c'è il diritto di Via Poma. Giovedì prossimo c'è il diritto di Via Poma. Torna a Via Poma, ok. Ah, ci sei anche tu, Daniele, eh? Non so se lo sapevi. Ma non lo sapevo io. Sì, perché c'è questo ritorno ciclico. I mostrologi quando si annoiano vanno sul dritto di Via Poma, ne ho puntato due, poi non ce la fanno a resistere e tornano tutti sul mostro. È vero, no? Ragazzi, si torna sempre a lovire. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao Valerio, ciao Matteo, ciao Valerio, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Di la lingua bisogna sporcarsi, il ventre che strilla
dentro gli occhi specchi di vetro. Se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Rossa nella mia stanza, gli angeli inganni separati di morte. Quando tu gridi a me tutte le porte. Oh Merlin.